45 del 27 marzo 2019. Ricordiamo che siamo in video ripresa diretta streaming. La parola al segretario per l'appello, grazie. Grazie Presidente. De Magistris presente, Cacciapuoti presente, Caiazzo non c'è, assente. Capasso Elpidio presente, Capasso Francesco presente, Carbone Vincenzo assente, Cascone Francesco presente, Cirillo Giuseppe presente, Coccia Elena presente, Felice Di Maiolo presente, Iorio Katia c'è, assente, Iovino Francesco Iovino presente, Iossa Giuseppe l'ho visto, c'è, presente, Davide Lebero presente, Lettieri Raffaele assente, Maddaloni Michele presente, Marrazzo Domenico presente, Pace Salvatore presente, Ozzi Nicola presente, Quaglietta Alessia assente, Ragosta Rosario Ragosta c'è, presente, Sgambati presente, Tito Giuseppe presente, vero? L'avevo visto, c'è, Tozzi Paolo presente, Barchetta Giovanni assente. Presidente, sono presenti 19, assenti 6. Grazie, quindi c'è il numero legale. Chiede di intervenire il consigliere Tito, prego. Grazie Sindaco. Io invito il Consiglio metropolitano a un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Roselina Russa, già presidente della provincia negli anni 93 e 95. Grazie. Sì, ovviamente ci uniamo al cordoglio nei confronti della famiglia, quindi un minuto di silenzio, grazie. Grazie, comodi. Allora, nominiamo scrutatori Di Maiolo, Pace, Iossa. Abbiamo al primo punto dell'ordine. Come? Prego. Solo per giustificare. Per giustificare l'assenza del consigliere Carbone e del consigliere Iorio, mentre il consigliere Caiazzo ci raggiungerà da qui a... Quindi... Grazie, e vince la nomina di scrutatore per questo intervento. Al primo punto dell'ordine del giorno, approvazione del verbale della seduta consiliare del 28 febbraio del 2019. Se non ci sono osservazioni da parte di nessuno, approvato all'unanimità. Al secondo punto dell'ordine del giorno abbiamo le comunicazioni del Sindaco con riferimento a alcune delibere, la numero 68, 69, 70, 71 del 27 febbraio 19, le numero 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 del 20 marzo del 2019. Al punto 3 dell'ordine... Sindaco, se prego, posso... consigliere Capasso, il Pino, sì, grazie. Prego. Sì, Sindaco, intervengo perché volevo portare a conoscenza del Consiglio Città Metropolitana che 24 lavoratori della NAMET hanno ricevuto la lettera di licenziamento da parte dei liquidatori. E io volevo
manifestare a questi lavoratori tutta la mia vicinanza e la solidarietà. Vi rubo pochi minuti. Vedete, cari consiglieri, da oltre 3 anni più volte ho cercato di richiamare l'attenzione su questa problematica e di trovare soluzioni per consentire il trasferimento del personale da Namet a CTP con la liquidazione della stessa Namet, ma mi hanno sempre liquidato dicendomi che bisognava realizzare la cosiddetta grande Namet. Uno di queste persone che diceva questo era l'ex amministratore, fino a quando non è comparsa una relazione dettagliata da parte del collegio di sindacale che ha fatto emergere una situazione debitoria non più colmabile di oltre 1 milione di euro, cioè dal 2015 non venivano versati i tributi, l'IVA, e quindi la conseguenza è stata la messa in liquidazione, viva Dio, di questa società. Finisco e concludo. Di recente poi ho partecipato a vari tavoli tecnici con l'amministratore della CTP, con il direttore generale, con dirigenti, con consiglieri e quant'altro per trovare soluzioni per questi lavoratori. In una di queste sedute l'amministratore della CTP in più occasioni lamentava di non avere alcun indirizzo da parte della proprietà. Ebbene, il direttore generale in data 11 marzo 2019 scriveva, perché è raro quando scrive, però quando scrive, scrive bene il direttore generale, scriveva all'amministratore della CTP che bisognava in effetti, visto che questo consiglio aveva liquidato il piano industriale della CTP, dove come contenuto questo piano industriale prevede l'assunzione di svariati numeri di persone, nelle more di avviare la procedura concorsuale suggeriva in effetti di distaccare questo personale in modo tale da evitare il licenziamento. Ebbene, finisco. Nell'ultima assemblea che c'è stata della Namet, 21 marzo 2019, il direttore scriveva l'11 marzo 2019. Nell'assemblea di Namet del 21 marzo 2019, l'amministratore delegato, delegando uno dei dirigenti, premetteva che quello che aveva dichiarato, quello che stava per dichiarare, era stato condiviso con il direttore generale, purtroppo ahimè leggo anche con il sindaco metropolitano, e propone un sacco di cose: ricapitalizzazione di un piano di rilancio della Namet, la fusione, ma quello che a me mi ha colpito è stato il piano di rientro molto puntiglioso, cioè nel senso che fatto bene come piano di rientro per far recuperare al privato fino all'ultimo euro. La cosa grave è che dichiarava che nessuna forma di distacco o comando può essere utilizzata in favore del personale Namet. Quindi queste persone devono ormai essere licenziate e quindi non ci sta nessun, come dire, recupero per questa forza lavoro. Quindi io perché lo dico in Consiglio Città Metropolitana, anziché parlarne direttamente con il sindaco? Perché molti di voi consiglieri alcune volte mi domandate a che punto sta la Namet, a che punto sta. Quindi ho voluto comunicarvelo perché io ho molta fiducia del sindaco e anche del Consiglio, perché a noi ci sta a cuore che muoia la Namet, che ben venga, perché ormai è una società che non ha più modo di essere per la situazione debitoria che hanno creato in questi anni, e sono documentate queste cose, non è più una chiacchiera, ci sono gli atti. La cosa grave è che dobbiamo fare di tutto, e io mi fido ciecamente del sindaco, di recuperare queste 24 persone. Grazie. Prego.
Salve Sindaco, buongiorno a tutti. Io a nome del gruppo di Forza Italia mi associo alle parole del consigliere Capasso. La situazione di Namet però, a dire il vero, non arrivo alla sua stessa conclusione nel chiedere all'intero consiglio e quindi anche al consigliere delegato ai trasporti, il sindaco Cirillo, di adoperarci per cercare di individuare qualunque strada per evitare che 24 famiglie vadano in mezzo alla strada, così come abbiamo fatto in altre occasioni e per altri temi. Voglio fare un semplice distinguo: io non sono convinto, e lo dico oggi, preso atto del piano industriale, preso atto di tutte le situazioni che hanno coinvolto Namet e CTP, non sono convinto che Namet dovesse per forza morire. Io sono convinto che Namet, gestita in maniera diversa, poteva rappresentare un gioiello, che poteva rappresentare ricchezza per CTP. I tempi sono decorsi e sono trascorsi in maniera diversa, e quindi prendiamo atto che oggi è inevitabile quello che sia accaduto, e quindi faccio appello anch'io a nome di Forza Italia al Sindaco e al Consiglio di adoperarci affinché si possa in qualche modo individuare una strada per evitare che queste famiglie vadano sul lastrico. Però un po' di autocritica dovremmo farla, perché forse Namet poteva essere salvata in maniera diversa. Grazie. Consigliere Libro e poi il consigliere Cirillo. No, devo dire, resto stupito da questi interventi, perché è chiaro e palese che nessuno non è solidale purtroppo con la perdita di posti di lavoro, quindi questa è una cosa scontata, ma non riesco a capire come all'interno della stessa maggioranza c'è chi ha fatto chiudere la Namet, ma all'interno della stessa maggioranza c'è chi dice che non doveva chiudersi, o all'interno della stessa maggioranza c'è chi, come ha detto il consigliere Capasso, giustamente, che si poteva evitare con un distacco di questo personale. Vorrei capire effettivamente chi ha deciso e perché si è arrivato a questa determinazione, perché vedo una distonia. In effetti voi governate insieme, giustamente, e però non si capisce, voglio dire, perché queste persone stanno in mezzo alla strada, perché c'è un milione di perdita di questa società, se ci sono delle responsabilità. Cioè, non si può dire tutto di tutto: salviamo il livello occupazionale, salviamo la Namet, però ci sta una perdita. Non riesco a capire. Vorrei capire chi ha deciso di chiuderla e il perché. Perché, cioè, non si può essere vicino ai lavoratori quando allo stesso tempo questa maggioranza ha chiuso la Namet. Perché c'è una distonia? Almeno chiariamolo. Se il direttore generale ci dice con chiarezza cosa è successo, perché si è fatto. Perché è chiaro, se si parla di un ammanco, è un ammanco, non ammanco, attenzione, se ci sta una situazione di perdite di un milione, non è che è uno scherzo, perché non si capisce da questi interventi. Io sono vicino ai lavoratori, però vorrei capire come si fa a dire salviamoli, però li accusiamo che c'è un milione di perdita. Se il direttore ci spiega questa situazione, secondo me fa un servizio utile al Consiglio. Consigliere Cirillo, prego. Allora, buongiorno a tutti, cari colleghi consiglieri. Mi associo agli interventi dei miei colleghi che mi hanno preceduto rispetto alla sensibilità che dobbiamo dimostrare nei confronti dei lavoratori della Namet, perché stiamo parlando di 24 persone che vivono di questo, sono dei lavoratori, e la nostra politica ci insegna sempre a stare vicino a loro. E quindi mettere tutte le procedure possibili consentite dalla legge, questo sarà fuori, sarà scontato. Certamente, caro Sindaco, ci vorrebbe, perché poi nel monito che ha fatto il nostro caro consigliere Elpidio Capasso, che condivido al 90%, perché veramente è una cosa abbastanza delicata, quando qualcuno mi dice la Namet perché sta in queste condizioni, lo posso spiegare tranquillamente, perché la Namet nasce nel 2003, e quando nasce nel 2003 si fa un know-how con un socio privato. Questo socio privato ha un contratto con l'unico fornitore, che si chiama CTP, è un contratto che viene pagato in base ai chilometri percorsi dalla stessa CTP. Siccome c'è stato negli anni, perché a causa delle diverse crisi aziendali,
anche in merito alla scarsa liquidità, perché non CTP prima forse c'era il famoso voto Peppino, prendeva sempre lo stesso importo. Da quando i pagamenti vengono eseguiti rispetto ai chilometri percorsi, CTP non riesce a fare i chilometri così come da contratto ponte. Noi dobbiamo fare circa 14 milioni di chilometri, oggi CTP ne fa circa 7-8. Che cosa succede? Che questa riduzione in automatico Namet, che è un manutentore, di cui il 60% è proprietario del CTP, ha delle perdite rispetto ai chilometri, perché meno i chilometri fanno, meno incassi alla stessa società Namet. Allora qui certamente non riusciamo a dare la soluzione. Per quanto riguarda la questione dei distacchi, c'è un particolare che mi hanno detto sempre la parte tecnica, che qua di politica non c'è stata fatta nessuna scelta, la politica assolutamente non è incisa, perché stiamo parlando di procedure tecniche, che nel momento in cui questi lavoratori passano anche con un comando presso CTP, nel momento in cui la stessa società Namet muore, quindi viene messa, perché già sta in una fase di liquidazione, con quello cessano anche i comandi da parte di quei dipendenti. Allora io penso che questo argomento debba essere discusso con i tecnici e con la parte politica, quindi insieme del Pidio, se il Pidio sarà d'accordo di convocare, perché noi abbiamo fatti gli incontri col direttore generale e con le parti tecniche, ma penso che sia anche opportuno fare una riunione con tutti i protagonisti, tutti i consiglieri, i capigruppo e non solo, per aggiornare in modo dettagliato la situazione in cui versa la Namet, come sta la fotografia della stessa e quali scelte politiche che noi possiamo fare, sapendo che la sensibilità nostra parte verso i dipendenti, perché i privati fanno business, il loro core business devono fare utili. Noi pensiamo ai nostri dipendenti e ai dipendenti che lavorano in quella società da circa 16-17 anni, da 16-17 anni danno un contributo verso questa azienda, che la nostra azienda che si chiama CTP. E quindi, ripeto, Sindaco, so che avete incontrato la delegazione dei lavoratori, sono molto preoccupati perché sono partite le lettere di licenziamento, anzi preavvisi, perché loro dovevano prima fare le ferie. Quindi io penso che a breve, insieme al Pidio, manderemo una comunicazione a tutti i capigruppo e anche chi non è capogruppo, per far capire veramente lo stato dell'arte e cercare eventualmente politicamente, insieme poi, vi ripeto, la politica può dire quello che vuole, ma ci vogliono anche atti tecnici, condividendolo con i nostri tecnici della città metropolitana per cercare di trovare una soluzione. Grazie. Non è ovviamente questo il momento per entrare nel merito della questione, però prendendo spunto dalle considerazioni finali che condivido il consigliere Cirillo, è opportuno un incontro da tutti. Quello che posso anche evidenziare in questa sede come sindaco della città metropolitana, che l'impegno anche mio personale, oltre che di tutta la struttura tecnica, è perché mai comunque ci possa stare, indipendentemente dalle scelte poi del merito e delle prospettive, un lavoratore che rimanga in mezzo a una strada. Quindi questo è un obiettivo primario, poi le opzioni sono tante, non entro nel merito perché oggi siamo qui per un altro argomento, ma è giusto aver trattato una questione così delicata in apertura, quindi ci associamo all'impegno, alla sensibilità e al fatto che tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio siano informate esattamente di quello che sta accadendo nella Namet. Veniamo, prego, consigliere Capasso. Ovviamente anche il Movimento 5 Stelle si associa alla vicinanza per questi 24 dipendenti che a breve resteranno senza lavoro, 24 famiglie che vedranno giustamente, purtroppo, cambiare drasticamente quello che è il loro futuro. Ed è giusto che come consiglio si prenda in considerazione qualsiasi strada, qualsiasi opportunità per far sì che tutto ciò non accada. Ma è altrettanto importante però soffermarsi e riflettere anche sulle cause che hanno comportato a questa fine drastica. Se non ricordo male, il consigliere Capasso parlava di perdite di 1 milione di euro dal 2015 ad oggi. La domanda è:
Tutto ciò era evitabile? Chi avrebbe dovuto controllare questi conti ed eventualmente fermare, tamponare questa emorragia di passivo? Cosa ha fatto? Perché al giorno d'oggi ci ritroviamo soltanto con 24 famiglie che rischiano di perdere lavoro. E chi invece ha contribuito per la superficialità, per incompetenza, non spetta a me dirlo, a questa situazione molto probabilmente la farà franca. Allora occorre anche andare a vedere quali sono le cause, indagare sulle cause e far sì che ci siano dei responsabili, perché altrimenti fin quando pagheranno soltanto gli operai, fin quando pagheranno soltanto i dipendenti, non si va da nessuna parte. È bellissimo il cordoglio, è bellissimo la vicinanza da parte di ognuno di noi, ma bisogna andare poi alla causa, bisogna andare alle radici del problema e affrontarle in maniera decisa e concreta, perché altrimenti ci saranno altri Namet in futuro, saremo ancora qui a parlare di altri dipendenti, ma chi causa queste situazioni continuerà a creare altri problemi, tanto chi paga sono i contribuenti, sono i cittadini. Giusto per precisione, non c'è nessun cordoglio da esprimere perché i lavoratori sono vivi e vegeti. Soffermiamoci sul resto del contenuto, e lotteremo perché non sono manco licenziati e che questo licenziamento non avvenga mai. Questo è l'impegno mio personale. Se insieme alla mia lotta ci sta anche quella, come vedo, di tanti consiglieri, credo che l'obiettivo lo raggiungeremo e non dovremmo esprimere il cordoglio a nessuno. Andiamo. Sì, sì, quello sì, sicuramente. Ci mancherebbe altro. Fatte che porte aperte, consigliere. Allora, prego, consigliere Iovino. No, giusto, diciamo, ne ero sicuro, dopo la rassicurazione del sindaco rispetto a una dimensione lavorativa, anche alla luce, diciamo, un attimo solo di attenzione, Peppe, ringrazio a nome di tutti i lavoratori e naturalmente il sindaco ha ben fatto a significare il cordoglio che poi assume dei rilievi sicuramente poco umani. No, quindi teniamo per noi certe cose, alla fine appartengono a delle realtà molto più serie di quelle che a volte quotidianamente noi affrontiamo. E naturalmente ringrazio a titolo personale, ma anche per il gruppo DEMA, ma anche il gruppo del PD, per il brillante lavoro che stanno svolgendo per quanto riguarda la questione dei trasporti, e sono sicuro che l'impegno del sindaco, anche alla luce, diciamo, di questa difficoltà della Namet, riusciremo brillantemente a dare risposte operative come abbiamo fatto negli ultimi anni nei confronti sia dei lavoratori ma soprattutto di chi rivede nel lavoro quello spirito di democrazia e di unità, diciamo, nazionale, che tanto spesso in altri posti, in altri organismi provano a fare, ma ahimè negli ultimi anni, come dire, pochi sono i risultati e poca è l'immediatezza e la risposta operativa che questa assise, che vede De Magistris in prima linea, riesce a fare. Quindi dico che oggi siamo riusciti a dare nuovamente una risposta importante non solo all'area metropolitana di Napoli ma alla nazione intera, che quando amministrazioni come quella che ci vede coinvolto in prima persona riusciamo veramente a prendere degli impegni importanti nei lavoratori, perché non c'è una questione che attiene una faziosità di una parte politica anziché un'altra, ma si vede veramente quella che è praticamente la prima linea e quella che è praticamente la parte più vessata, quella dei lavoratori. Naturalmente siamo felici di aver ricevuto da parte del sindaco De Magistris questa risposta, ma soprattutto per il tema della rassicurazione che ci ha fornito, che questa cosa non accadrà, e anche noi siamo sicuri e faremo del tutto affinché questa cosa non accada. Aggiungo solo un'altra cosa prima di iniziare i lavori, perché c'era un impegno precedentemente assunto con il consigliere Sgambati di discutere anche il tema del Gambrinus. Chiederei ai colleghi se c'è l'intenzione di poter fare un'inversione del punto all'ordine del giorno, ahimè che vede all'ultimo posto, ma non per una questione di importanza, di poterlo discutere subito dopo l'approvazione del bilancio, giusto perché anche il consigliere Sgambati voleva apportare, diciamo, dei chiarimenti e ci voleva dare dei suggerimenti al Consiglio. Grazie di quello che è accaduto oggi. Quindi dopo il bilancio poi metteremo al voto questa sua proposta, consigliere Iovino. Se non ci sono altri interventi,
Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, adozione programma triennale dei lavori pubblici 2019-21 e dell'elenco annuale, delibera sindaco numero 53 del 27 febbraio del 2019. Mettiamo in votazione? No. Consigliere Lebro ha chiesto di intervenire. No, una sola domanda. Siccome l'altra volta noi avevamo delle tabelle dove in effetti il livello di progettazione era SC, che poi, come dichiarò il dirigente, corrispondeva alla stima costi, che non è una progettazione. Nella tabella io non ritrovo quale, diciamo, questo tipo di classificazione, se sono definitivi, se sono esecutivi, se sono preliminari, perché non c'è. Però posso essere io che non, con grande sincerità, che magari non ho saputo trovare bene il codice, però non... Allora, chiediamo all'ingegnere, al dirigente, di rispondere. Ingegnere Pasquale Gaudino, per favore. Un chiarimento ha chiesto il consigliere Libro. Chiedo scusa. Puoi dire un altro opinione? Scusa, l'altra volta io riscontrai che non c'era, diciamo, il livello di progettazione, nel senso che non era segnato esecutivo definitivo, ma poi giustamente il dirigente rispose che era stima costi. Stavamo alla fine dell'anno, ma non mi ricordo la cosa. Nelle tabelle, nelle schede che allegate, non ritrovo che il progetto effettivamente a che livello è. È probabile che io non sappia leggere la scheda, lo dico senza problemi, però forse non è stata omessa la colonna della... Eccoli. Cambio microfono. Eccomi. Allora, sono tutti studi di fattibilità approvati in giunta, naturalmente, e i relativi quadri economici corrispondono al finanziamento che lei può tranquillamente visionare all'interno del... È possibile fare un programma triennale con uno studio di fattibilità? No, bisogna farlo così. È così, si fa così. È così che si fa. Non è la legge che ce lo dice. Quindi, sì, su questo Ferrari. Siamo abbastanza ferrati. Grazie. Grazie al dirigente ingegner Pasquale Gaudino per questo chiarimento. Metto in votazione il punto 3 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene, maggioranza, contrari Francesco Capasso e Davide Lebro. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Punto 4 dell'ordine del giorno, approvazione del programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi ai sensi dell'articolo 21,6 decreto legislativo numero 50-16 annualità 19-20 delibera sindacale 54 del 27 febbraio del 2019. Mettiamo in votazione questo punto. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, maggioranza con il voto contrario Cascone, Francesco e Lebro. Immediata Capasso, Francesco e Lebro. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 5 dell'ordine del giorno, approvazione del piano delle alienazioni immobiliari ai sensi articolo 58 legge 133/2008 e successive modificazioni, piano triennale 19-21, piano annuale delle alienazioni annualità 19, delibera sindacale 17 del 23 gennaio 2019. Metto in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, maggioranza col voto contrario di Lebro e Francesco Capasso. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 6 dell'ordine del giorno, approvazione del piano delle valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'articolo 58, decreto legge 112-2008, convertito in legge 103-2008 e successive modificazioni, annualità 19, delibera sindacale numero 51 del 13 febbraio 2019, metto in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, maggioranza col voto contrario di Lebro e Francesco Capasso. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Approvazione documento unico di programmazione 19-21,
delibera sindacale 56 del 27 febbraio 2019, darei la parola al direttore generale per alcune precisazioni sulla delibera, grazie. Molto brevemente, l'elemento interessante di quest'anno del DUP sta nel fatto che il DUP è stato ispirato ai principi del piano strategico che il Consiglio metropolitano ha approvato nelle sue linee di indirizzo novembre 2018. Quindi l'impostazione degli obiettivi strategici che troverete all'interno del documento si ispirano a quelle linee guida, a quella visione d'insieme che il Consiglio metropolitano ha approvato alla fine del 2018 e che si sta articolando e declinando negli incontri sia con gli stakeholder del territorio sia con i 92 comuni che quotidianamente si stanno confrontando con l'ufficio della direzione generale per andare a delineare quella visione d'insieme su cui il Consiglio metropolitano ha intenzione poi di assicurare investimenti notevoli, in particolare gli oltre 400 milioni di euro che abbiamo come avanzo di amministrazione. Grazie. Grazie il dottor Cozzolino. Ha chiesto di intervenire il consigliere Libro. No, mi aspettavo sicuramente una relazione più ampia, però intervengo perché io ho riscontrato una serie di errori. Allora, per prima cosa io chiedo al segretario generale perché sul fabbisogno del personale la delibera sindacale non sia stata estrapolata e votata a parte, perché è l'unico atto che sta all'interno del DUP. Cioè, in che senso? Che noi votando il DUP votiamo anche il piano del fabbisogno. Siccome non è stato fatto per altre delibere che sono state assolutamente discusse in maniera separata, chiedo l'attenzione dei colleghi perché queste sono cose che poi creano problemi all'atto intero, a prescindere per chi lo condivide o non lo condivide. È l'unica delibera che sta là dentro, sta scritto piano del fabbisogno. Perché non è stata estrapolata e discussa in maniera separata? E su questo vorrei dire che io credo che sulla questione dell'assunzione degli staffisti, in cui chiaramente ho già dichiarato di essere completamente contrario, è stato commesso un errore. Perché viene chiesta, diciamo, la possibilità di assumere a D3. In verità il contratto nazionale non lo prevede, dovrebbero essere assunti a D1 e questo è un errore formale di cui chiedo assolutamente una verifica, perché l'ho approfondito in maniera forte col contratto nazionale, con tutte le normative. È strano che il Collegio dei Revisori, ecco, diciamo anche questo, è probabile che non è che il Consiglio se ne deve accorgere di questi errori, ma credo che il Collegio dei Revisori debba assolutamente prestare attenzione a un aspetto del genere. L'assunzione deve essere fatta per D1. Su quello che è il DUP sezione operativa, io invito i colleghi, credo che dovrete chiedere una sospensione perché molte tabelle sono sbagliate. Qui non c'è da fare una discussione politica, ma i numeri non corrispondono. Ci sono alcuni totali che non corrispondono, fra cui il prospetto relativo ai totali di cassa. Se volete, ci ho segnato tutto con l'evidenziatore, lo dico con sincerità, mi sono prodigato a verificarlo, cioè non corrispondono fra il bilancio previsionale e le tabelle che stanno all'interno del DUP. Se le volete vedere, le vediamo. Io vi dico che sono molte sbagliate. Non so se è un errore di Excel, lo dico, non credo che i dirigenti si divertano a mettere numeri sbagliati, ma non, le somme non funzionano. Non credo che il Consiglio possa votare un atto che formalmente nella tabella Excel è sbagliata. Quindi produce questo atto, perché c'è ragioniere generale, così farà una verifica immediatamente. C'è il ragioniere generale. Nel frattempo che il consigliere Libro produce questo documento Excel, diamo la parola al segretario generale per rispondere sugli altri punti da lei indicati. Grazie Presidente. È bene precisare che per quanto riguarda il documento unico di programmazione, che come è noto ha sostituito la relazione previsionale e programmatica, l'ha anche integrata, è prevista una sezione strategica di durata quinquennale e una sezione operativa di durata triennale. La materia invece, consigliere Libro, che attiene al piano del fabbisogno è una materia che rientra nell'esclusiva competenza della Giunta e, come è noto nel nostro caso, dell'organo esecutivo, perché si tratta di materia di auto-organizzazione. Per cui, per quanto mi riguarda, correttamente il documento unico di programmazione ha fatto riferimento al piano del fabbisogno, che è materia di auto-organizzazione, quindi di proposta dell'organo esecutivo, in questo caso della Giunta, e quindi del nostro caso
ancora del sindaco. Grazie. Non mi ha risposto sul D3. Io le dico formalmente, non sono d'accordo sul fatto che non dovesse essere estrapolata la delibera. Sul fatto del D3 è una questione contrattuale, non è previsto. Poi D3, votate questo. Il direttore generale sul D3. Consigliere, non ci sono errori, nel senso che lo stesso contratto a cui faceva lei riferimento prevede l'assunzione con categoria D3 laddove vengono richieste particolari iscrizioni a ordini professionali, come può essere quello degli architetti piuttosto che gli ingegneri. In egual modo, quando si fanno i concorsi presso gli enti locali, si fa questa è possibile portare avanti questa distinzione. Grazie, consigliere. Per il segretario generale un attimo ha chiesto di integrare. Grazie Presidente. A corollario di quanto diceva il direttore, precisiamo che ormai la giurisprudenza si sta orientando nel senso che la laurea cosiddetta breve, quella dei 3 anni, sia laurea sufficiente per accedere al D1, mentre per quanto riguarda il D3 normalmente occorre la laurea specialistica e, nel caso che ha indicato il direttore, l'iscrizione all'albo qualora si parli di e si tratti di particolare qualificazione professionale. Grazie. Allora, verificheremo con la dovuta attenzione se c'è qualche errore materiale, ma consultandomi col segretario generale credo che ci sono gli estremi per andare avanti nella procedura del Consiglio metropolitano. Poi attentamente la ragioniera Lina Miele insieme ai suoi uffici verificherà se ci sono ovviamente le discrasie, e di questo eventualmente ringraziamo il consigliere Lebbro. Per il resto si può andare avanti, perché non si è questione che si risolve in qualche attimo e non inficia sicuramente l'iter amministrativo del Consiglio. Quindi... No, io vorrei chiedere con sincerità, ma siccome è un atto che è passato prima in giunta e siccome non è stato modificato con emendamenti, come si fa ad andare avanti? Lo chiedo al segretario generale. Quello è completamente sbagliato, le somme. Non so, lei dice qualche punto preciso, finora ha fatto una dichiarazione generica. Lei mi ha detto come, ho portato il mio collaboratore che... E a dire che cosa? Che forse ci sono degli errori materiali? No, forse. Se la dirigente dice che sono giuste, lo dichiara in aula. Ci dica con precisione quali errori materiali. Gliel'ho portate, li ho scritti là, stanno là. Se la dirigente mi dice che non sono errori, io assolutamente alzo le mani. Ma se ci sono degli errori, come si fa a provare? Scusate. Ma quali errori? Quali sono gli errori? Tabella Excel. Come? Diamo la parola. Sì, sì, prego, prego. Buon pomeriggio a tutti. Allora, se ho capito bene, Renato, c'è dell'altro? No. Allora, l'eccezione che viene sollevata, evidenziata programma per programma, si riferisce alla voce cassa. La voce cassa, che è stata introdotta con il decreto 118 nel previsionale, è un elemento di novità da qualche anno, non è autorizzatoria ma è solo descrittiva, per cui è ininfluente, poiché sta nel DUP naturalmente, non nel bilancio, stiamo parlando del documento unico di programmazione, dove verosimilmente ci sono dei disallineamenti perché sono tabelle estratte, è probabile, ma non ha alcuna rilevanza autorizzatoria, solo descrittiva. Grazie. Grazie alla dottoressa Lina Miele per l'opportuna precisazione tecnica. Mettiamo in votazione il punto 7 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Contrari i consiglieri Davide Lebbro e Francesco Capasso. Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Passiamo al punto 8 dell'ordine del giorno. Adozione schema di bilancio di previsione 19-21 e relativi allegati. Delibera sindaco 57 il 27 febbraio 19. Credo che dobbiamo dare la parola al consigliere Francesco Cascone per la relazione introduttiva. Grazie consigliere. Sì, io come già precedentemente ha chiarito il capogruppo Di Maiolo, giustifico l'assenza del consigliere nonché senatore Vincenzo Carbone, che era quello che doveva e che ha collaborato con il settore finanziario per la stesura del bilancio. A nome suo e a nome nostro ringrazio la dottoressa Miele e i suoi collaboratori per la straordinaria collaborazione che è stata messa in campo per l'approvazione di questo documento. La situazione finanziaria della città
città metropolitana di Napoli quest'anno ha segnato una svolta importante. Non vorrei sembrare troppo celebrativo, ma credo sia definirla epocale, non è andare incontro ad esagerazioni. Gli anni trascorsi precedentemente sono stati caratterizzati da pesanti ristrettezze finanziarie e da forti condizionamenti nell'utilizzo delle nostre risorse, fattori che ci hanno messo in condizione di dover ridurre progressivamente il nostro raggio d'azione al perimetro delle cosiddette funzioni fondamentali. A causa della finanza del sistema Italia nel suo complesso, che ha dato luogo da un lato alle distorsioni del patto di stabilità interno e dall'altro al tentativo di riforma istituzionale teso ad eliminare dall'assetto istituzionale l'intero comparto delle province, la programmazione finanziaria degli ultimi anni è stata di brevissimo respiro. Quest'anno per la prima volta si è assistito ad un'inversione di tendenza nei rapporti finanziari dell'ente con lo Stato centrale. Il saldo delle partite finanziarie con il Ministero dell'Interno, che all'inizio del decennio si attestava sui 104 milioni in nostro favore, è raggiunto al suo minimo nel 2017, anno in cui abbiamo versato alle casse dello Stato oltre 59 milioni di euro. Quest'anno, con l'eliminazione a regime del contributo di spending review imposto dal governo Renzi dal 2014, che ha liberato 28 milioni e mezzo, il saldo si è ridotto a 31 milioni e 6, entrate dell'ente versate al bilancio dello Stato. Questa circostanza e soprattutto la nuova formulazione del pareggio di bilancio ci hanno offerto lo spazio finanziario necessario per utilizzare le cospicue risorse che si sono accumulate negli anni sotto forma di avanzo di amministrazione proprio a causa dei vincoli del patto di stabilità. Grazie all'intervento della Corte Costituzionale, che ha censurato la vecchia formulazione del patto che di fatto impediva agli enti territoriali l'utilizzo dell'avanzo, si è imposta l'adozione di una politica più permissiva verso gli enti locali, che anche in considerazione dell'opportunità di rilanciare il settore degli investimenti per troppi anni sacrificato dalle manovre di finanza pubblica. Già in occasione dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2017 alla fine del 2018 si è avviata una stagione di investimenti sul territorio nei tradizionali settori dell'ambiente, delle strade e delle scuole. Nel bilancio triennale in approvazione oggi sono finanziati nuovi investimenti per circa 46 milioni di euro. Di questi, 5 milioni dedicati alla manutenzione straordinaria di beni patrimoniali, uffici, sede della questura e della prefettura, impianti e sistemi informativi, beni confiscati e così via. 16 milioni per la progettazione, la messa in sicurezza, la ristrutturazione e la costruzione di nuovi edifici scolastici. 14 milioni per la manutenzione straordinaria e il miglioramento della sicurezza delle strade provinciali. 2 milioni per l'ambiente e per il territorio, 8 milioni per la ricapitalizzazione di CTP, 1 milione a disposizione di un fondo di riserva per spese di investimento, strumento inaugurato quest'anno per far fronte alle esigenze straordinarie che dovessero insorgere nel corso della realizzazione delle opere già finanziate, in modo da non rallentare i lavori. Ulteriori investimenti potranno essere finanziati dopo l'approvazione del conto consuntivo, grazie alla possibilità di applicare l'avanzo di amministrazione senza le limitazioni del pareggio di bilancio a cui eravamo purtroppo abituati negli ultimi anni. E quindi, dopo anni di emergenza, la prospettiva di stabilità finanziaria che si offre al nostro ente, unitamente ad una buona programmazione e una macchina organizzativa rafforzata, viva Dio, dall'immissione di nuovo personale, dopo anni di blocco del turnover, potrebbe rappresentare una concreta occasione di rilancio e sviluppo per i nostri territori. Sindaco, per dire che abbiamo un'opportunità unica, stiamo, secondo me, facendo un lavoro importante. Il fatto che questo lavoro, e non per correggere, per essere ostile alle dichiarazioni fatte prima dal consigliere Lebbro, non mi sento di maggioranza, ma mi sento parte di un gruppo di amministratori che cercano di amministrare in maniera corretta e saggia delle risorse importanti al servizio dei nostri territori. Grazie. Grazie molto, consigliere Francesco Cascone. Ovviamente condivido che qui appunto c'è un lavoro comune, non ci sono, almeno per questa è anche la mia opinione, delle maggioranze politiche. La ringrazio molto per questa relazione. Se ci sono altri interventi, consigliere Lebbro, prego. Sì, no, vabbè, non voglio fare polemiche, però se mi accorgo giustamente che ci stanno, che la somma fa 2 miliardi di euro, io credo che sia giusto che anche se, come ha detto la dirigente, non ha carattere autorizzatorio, però sinceramente arrivare con un documento in cui i numeri non corrispondono, non lo so se è una cosa normale, però io mi sento di opposizione.
Io non credo che gli altri debbano fare polemica sulla posizione politica di un collega. Voglio dire, lei giustamente fa la sua parte, io sono assolutamente non critico su questo, però voglio dire, lasciatemi almeno di dichiarare che sto all'opposizione, visto che non posso far parte di nessun consesso, di nessuna commissione, né della conferenza dei capigruppo, almeno lasciatemi la possibilità di dire che sto all'opposizione. Però intervenendo sul punto, io voterò contro il bilancio per una particolare ragione, senza andare punto per punto, perché sinceramente lo ritengo inutile. Sono deluso da un aspetto fondamentale. Credo che questo Consiglio oggi avesse una grandissima possibilità, dato dall'avanzo di cassa, quello di abbassare le tariffe, di abbassare le tasse. Io l'ho fatto, chiaramente dopo andremo alla descrizione dei vari emendamenti, ma ne volevo parlare in maniera generale, perché io non credo che la Giunta abbia approfondito questo aspetto, non lo dico in forma polemica. Ci sono 22 milioni di avanzo. Queste tasse erano state, queste tariffe aumentate nel momento in cui la provincia era in dissesto, lo ricorderanno bene i dirigenti. Erano state messe al massimo livello per una condizione critica, direi quasi simile, diciamo, al problema che abbiamo avuto noi al Comune di Napoli col predissesto, che automaticamente sono scattate tutto il massimo delle tariffe, in particolare spazzature e altre cose. Oggi abbiamo la possibilità, presento degli emendamenti, caro Sindaco, mi viene detto che questi 22 milioni, questi circa 20 milioni, ma non mi ricordo esattamente la cifra, sono stati impegnati in spese di investimento. Io lo ritengo assurdo, perché noi sappiamo che con l'approvazione del consuntivo, questo Consiglio dovrà assolutamente utilizzare, caro Sindaco, 400 milioni di euro. Allora lo dico proprio al Sindaco in persona, visto che il Sindaco è l'unico che rappresenta l'intera Giunta, perché il regolamento insieme al Segretario già gli dà questi poteri. Perdonatemi, ma 420 o 400 lo ritengo una cosa veramente incredibile. Cioè, noi abbiamo la possibilità di incidere sulla vita dei cittadini in maniera diretta, andando chiaramente, non è che risolviamo la vita di un lavoratore, però andiamo a abbassare l'RCA per l'auto, andiamo ad abbassare l'IPT, andiamo ad abbassare quell'altra, come si chiama, la TEFA, e mi viene detto che già sono investite. In questo chiedo direttamente ai dirigenti, perdonatemi, ma l'elenco di questi progetti, l'elenco dei progetti che avete utilizzato per i 20 milioni, ma dov'è? Perché io nel dubbio non lo trovo. Perché poi deve sapere, signor Sindaco, che vengono bocciati questi emendamenti con una dicitura che questi sono utilizzati per spese di investimento, ovvero l'amministrazione, come giustamente ha fatto in passato, utilizza questi soldi per strade, scuole, non c'è problema. Poi vado nel DUP, vado nel bilancio, ma io non ritrovo i progetti, voglio dire, che corrispondono ai 20 milioni. Ma allora, voglio dire, vogliamo essere messi nelle condizioni di capire effettivamente come vengono utilizzati i soldi pubblici? Per me è una cosa incredibile. Signor Sindaco, lei ha approvato ossigeno bene comune. Quale migliore occasione di abolire l'IPT per chi compra una macchina elettrica? Io credo che siano cose su cui il Consiglio... Poi giustamente qualcuno mi dirà, no, ma noi siamo maggioranza, teniamo, non so quanti ne tenete, 20 voti, facciamo quello che vogliamo. Benissimo, fatelo contro i cittadini oggi. Non abbassate le tasse. Fatelo, perché non credo che il problema sia che l'emendamento l'ha fatto libero. Io credo che questa sia una cosa assolutamente condivisibile. Noi abbiamo l'occasione, per i 400 milioni che avremo di avanzo da utilizzare, di fare tutte le spese di investimento. No, utilizziamo 20 e non abbassiamo le tariffe che molti, non mi ricordo quanti anni fa, ma svariati anni fa, quando la provincia si trovò in dissesto. E allora là c'è il problema, consigliere Cascone. Ecco perché si è maggioranza e opposizione. Ecco perché non bisogna far parte della conferenza dei capigruppo, no? Ecco perché non bisogna far vedere che una tabella porta 2 miliardi di euro, che è la somma di tutte le città metropolitane come bilancio. Ecco, questo è il problema. Che io credo che non ci sia una mancanza di democrazia, che non lede l'Ebro, perché il problema non ci sta a trovare uno spazio politico in questa situazione, ma lede i cittadini che potrebbero essere sgravati di una minima parte, e invece no, bocciamoli, perfetto, lasciate le tariffe al massimo livello. Grazie dell'intervento.
ci sono altri interventi programmati? No, ci sono. Consigliere Cirillo, prego. Allora, dopo cerco la risposta su dove stanno i progetti, perché non li ho trovati nel DUP. Allora, si sente? Allora, oggi non è la giornata di assolutamente di fare polemica, oppure eventualmente la giornata in cui bisogna dire a difesa o a discapito di qualcuno, assolutamente. Io penso che, come mi associo all'intervento del collega Cascone, perché questo caro sindaco, sto intervenendo. Io sì, questo va in direzione regionale. No, lui. Si sente? Sì. Io mi associo all'intervento che ha fatto il collega Cascone, perché questo è un bilancio a favore dei cittadini. È un bilancio dove ci sono tanti interventi per le strade, tanti interventi per le scuole e non solo. E questi tipi di interventi in che cosa consistono? Consistono nella sicurezza dei nostri ragazzi, consistono nella sicurezza del cittadino che attraversa le nostre strade della città metropolitana, ma non solo, caro sindaco. Stiamo parlando rispetto a questi famosi 400 milioni che il buon collega Tito sta portando avanti. Oggi c'è stato un segnale di democrazia assoluto e lo sto registrando in questa assise, lo sto registrando in città metropolitana. Caro sindaco, io faccio il sindaco pure io da parecchi anni. Ho amministrato con il presidente Caldò, con il presidente De Luca, ho cambiato tanti sindaci, ma vi dico che è un segnale di democrazia dove la città metropolitana chiama i sindaci per dire collaboriamo insieme affinché possiamo fare un'idea strategica per tutti i territori. Oggi mi ritrovo a dire che cosa vogliamo fare, non lo stiamo facendo decidere non al sindaco De Magistris e noi consiglieri metropolitani, non lo stiamo facendo decidere ai territori, perché chi amministra un territorio conosce le problematiche dello stesso, allora la riqualificazione dello stesso dove può passare. E noi che cosa stiamo facendo? Stiamo dicendo costruiamolo insieme. Il collega Tito oggi ha fatto una riunione con altri 7-8 sindaci, ma i sindaci perché sono quelli là che sono stati eletti democraticamente per governare un territorio e perché lo stesso territorio possa portare delle soluzioni. Allora noi che cosa stiamo facendo? Caro sindaco, stiamo facendo un piano strategico che è condivisibile da parte di qualcuno perché uno non partecipa. Caro sindaco, io non ho capito questa conferenza di capigruppo, ma fate partecipare a tutti quanti, se per caso questo è il problema di dire la sua, ma perché può darsi che nella concertazione, guardate, lo ripeto e lo dico anche alla stampa, quando qualcuno dice la maggioranza e la minoranza perché strategicamente può far capire che nella pancia di qualcuno voglia capire, noi l'abbiamo detto dal primo giorno, caro sindaco, noi lavoriamo con i territori, il collega Cascone l'ha detto in modo preciso, noi siamo qui tutti quanti insieme con questo accordo istituzionale e lo stiamo mettendo in atto. Io voglio vedere chi critica e poi partecipa alla riunione sul piano strategico per dire che cosa in questa zona di degrado. Che cosa fare in questa zona di degrado affinché questo ci possa essere un cambio culturale all'interno della stessa per far sì che quel progetto possa migliorare la qualità di vita di quella zona? E chi lo può sapere? Cara Elena, ma tu per caso conosci una zona di Marano eventualmente in quella stessa zona? No, non penso. Arzano lo conosce il Pidio? Io forse non lo conosco perché il Pidio è di Arzano, vive ad Arzano, fa il consigliere comunale, ma lo conosce benissimo, il territorio conosce tutte le problematiche come l'amico di Pozzuoli. Allora io penso, caro sindaco, che mai si è registrata una cosa del genere, una democrazia assoluta, una democrazia così grande e non c'è colore politico su questo. Allora quindi io vi ringrazio, caro sindaco, è un bilancio che noi voteremo a sette mani, ma per un semplice motivo, perché questo bilancio l'abbiamo scritto tutti quanti insieme e tutti gli interventi sono a favore della comunità. Grazie. Grazie molto. Grazie molto, perché questo è l'intento che ci guida e più persone si confrontano ovviamente meglio è, quindi raccolgo anche io, perché era una sollecitazione di Ragosto del Libro, sulla, l'abbiamo detto più volte, sulla conferenza dei capigruppo. Se non ci sono altri interventi, sono gli emendamenti? No, c'è Cacciaputi, prego.
Grazie Sindaco. In verità mi ero promesso di non intervenire nel merito, però rispetto ad alcune ipotesi o proposte che sono attuali, perché populiste, è semplice essere oggi populisti, vedere e fotografare un bilancio e chiedere di diminuire l'IPT, la TEFA e l'RC a fronte di altre misure, io le ritengo, tutti facciamo politica, chi più chi meno, sui propri territori abbiamo un minimo di esperienza, le vedo solo ed esclusivamente di natura populista e pubblicitaria, per uscire sui social e dire volevo abbassare l'imposta sull'IPT, sull'RC o sulla TEFA e il Consiglio unanime, in maniera di maggioranza, non me l'ha consentito, il Sindaco non l'ha consentito. Sindaco, noi dobbiamo, e giustamente il collega Cirillo lo ha evidenziato e prima ancora il collega Cascone, che io ringrazio per gli interventi, perché vengono da due forze politiche che da un punto di vista ideologico sono distanti da questa parte politica, ma che convengono sui temi, che convengono sull'interesse generale delle comunità, dei comuni che oggi vivono in uno stato di disagio economico acclarato anche dallo stesso Ministero e dalla Corte dei Conti. Abbiamo oltre 300 comuni in dissesto e altri 400 in predissesto. Questa è l'Italia. Se poi ci pensiamo di vivere sul pianeta Marte, prego i consiglieri che mi ha preceduto, l'Ebro, di scendere con i piedi per terra. E poi è inutile minacciare i colleghi dicendo questo provvedimento viene in direzione regionale e PD, a noi non ci interessa, noi qua amministriamo delle comunità formate da 92 comuni. Le tariffe che noi potremmo diminuire, innanzitutto mi dispiace che proponga di diminuire una tariffa quando sa bene che questo proviene da un'approvazione della delibera del sindaco, quindi dovremmo andare prima a modificare la delibera del sindaco, perché il sindaco approva le tariffe. Quindi oltre questo, correttamente il collega Cirillo che mi ha preceduto ha detto gli incassi o i risultati dell'amministrazione, l'avanzo, stanno per essere ridistribuiti ai comuni, ma non in maniera discriminatoria o con discriminanti politiche come avviene in altri livelli, e mi riferisco alla Regione Campania. No, con una quota media pro capite, giù di lì. E i sindaci di ogni colore d'estrazione politica, le amministrazioni, stanno decidendo su quale opera scegliere il finanziamento. Sindaco, questa è una procedura che non credo che nessuno abbia mai messo in atto. E questo ne va dato atto a lei e al Consiglio che ha appoggiato le sue linee guida del piano strategico e del consigliere che ci sta lavorando. Perché sarebbe stato facile per tutti, lei e chi presiede e chi assiste in queste assise, scegliere Villaricca sì, Qualiano sì, Giugliano no, per dire dei comuni vicini. No, in maniera equa noi ridistribuiamo le risorse su funzioni fondamentali e su tematiche importanti per la vivibilità, per l'ambiente, per i trasporti, per il patrimonio, per la viabilità. Questo è quello che eleva la città metropolitana. Questa è la differenza tra noi e chi governa al di sopra, che noi siamo vicini ai comuni in uno stato di difficoltà, gli altri li pressano. Grazie. Grazie consigliere Cacciapuoti. Una breve considerazione. Tra l'altro la funzione principale di ogni tassa è quello di vedere una ricaduta del miglioramento della qualità della vita e dei servizi. E con questo metodo che ci siamo dati c'è anche una verifica popolare molto puntuale di tutto ciò che noi andremo a investire, perché sarà fatto, come avete ricordato tutti e come ha ricordato prima il consigliere Cirillo, attraverso il coinvolgimento di tutti i sindaci i quali hanno sul territorio un rapporto diretto con le popolazioni. Quindi sarà tutto tracciabile, tutto trasparente e finalmente opere non inutili, ma utili, perché scelte dai sindaci e verificate da noi, io come sindaco, tutta la struttura tecnica e voi come consiglieri e il consiglio tutto, quindi procedura tra l'altro completamente tracciabile da tutti
noi. Quindi vi ringrazio molto di questi interventi. Passiamo agli emendamenti. Consigliere Francesco Capasso ha chiesto di intervenire e poi il consigliere Libri. Allora, quando in questa assise sento parlare di non di maggioranza, non di minoranza, ma di amministratori che governano per il bene della città metropolitana tutta, sono belle parole, parole condivisibili, parole alle quali anche noi consiglieri di minoranza auspichiamo. Poi però vedo il collega Libro fare una richiesta. Questi soldi, considerato che il mio emendamento ha avuto un parere non favorevole, volevo sapere come erano stati impegnati e per quali progetti erano stati assegnati, e anziché sentirmi dire una risposta sono stati impegnati per questo progetto o per quell'altro, vedo il mio collega di minoranza appellato come populista e lo si invita a scendere dal pianeta Marte. Io non ho visto un discorso, non ho visto un consigliere strapparsi le vesti per dire mi avete bocciato l'emendamento. Ha chiesto semplicemente un chiarimento. Un chiarimento su un progetto, perché qualora qualche consigliere avesse espresso il suo punto, avesse espresso sul come erano stati investiti quei soldi a discapito della richiesta del consigliere Lebro, magari il consigliere Lebro si sarebbe seduto, avrebbe detto effettivamente avete ragione, avete spostato questi soldi su progetti che possono essere più importanti di quella che è la mia proposta. Invece no, si parla di amministratori della città metropolitana, si parla di collaborazione, si parla di tutte queste, utilizzano tutte queste belle parole, ma poi effettivamente non appena viene fatta un'osservazione o viene chiesto un chiarimento o ci si sofferma sulle gaffe oppure si parte all'attacco col populista con parole offensive. Ma questa collaborazione la si vuole veramente oppure no? Io per scelta non ho presentato alcun emendamento, perché trovo assurdo che un consigliere debba poter presentare degli emendamenti senza quasi avere la possibilità di confrontarsi con un dirigente o con un dipendente della città metropolitana stessa, perché il tempo per leggere gli atti, per poter individuare eventuali emendamenti, era talmente striminzito che era impossibile produrre questi atti. Allora, a differenza mia, invece, il consigliere Lebro ci ha provato. Ha presentato 5 emendamenti, ovviamente tutti e 5 con parere non favorevole, però allo stesso tempo mi è capitato di vedere altri emendamenti che non parlano dello stanziamento di una cifra economica ben precisa, avere parere favorevole da parte dei tecnici. Allora, quello che voglio capire io, questa volontà di collaborare è effettiva o è mediatica? Perché anche sui social si può uscire col discorso del grande democrazia, collaborazione, parliamo con tutti, siamo aperti a tutti, ma poi fattivamente questa volontà di collaborare c'è o è social o è mediatica? Perché l'impressione è che sia mediatica, perché altrimenti non si passa subito ad attacchi quando alla fine vengono richiesti dei chiarimenti. Non ci si sofferma sulle gaffe quando invece ci si chiede di prendere provvedimenti nei confronti di chi è responsabile di un fallimento che sta portando 24 famiglie in mezzo a una strada. Ci si sofferma su quelli che sono i contenuti, perché noi qui non è che veniamo per fare opposizione e per dire sempre no. Si viene per collaborare, per provare a dare il nostro contributo in base a quelle che sono le nostre conoscenze e competenze, che possono essere superiori o inferiori alle vostre. Ma si chiede semplicemente chiarimenti, e a un chiarimento non ci si risponde in un determinato modo, perché altrimenti non ci si vuole la collaborazione, si vuole semplicemente ribadire noi siamo 22, voi siete due, siete finiti, è inutile parlare. Grazie consigliere Capasso, consigliere Lebro e poi consigliere... No, io credo che, voglio dire, nella vita normale, fuori da quest'aula, ma anche in quest'aula, bisogna avere stile. A me non mi sembra di aver citato i singoli colleghi o di aver aggredito nessuno. Io credo che si faccia una grossa confusione tra l'avanzo di parte corrente e il famoso avanzo dei 400 milioni, e credo che i colleghi non abbiano capito che io non sono entrato proprio nel merito, signor Sindaco, dei famosi 400 milioni in cui qualcuno sta girando giustamente chiedendo ai sindaci quali progetti e quale cose. Io parlavo dell'avanzo di parte corrente e chiaramente
come c'è talmente una collaborazione in quest'aula che qualsiasi intervento faccio vengo aggredito. Vabbè, ma comunque questo non è un problema, mi fa anche piacere, vuol dire che le parole che dico hanno senso. Io l'ho detto, lo ripeto perché secondo me non si è compreso bene. Io non ho trovato i revisori che hanno bocciato perché l'amministrazione ha detto che quei soldi sono stati impegnati in prospettiva per delle spese di investimento. Va bene? Ho dichiarato altresì che tra poco avremo i 400 milioni su cui il Consiglio metropolitano si dovrà esprimere andando a scegliere quelli che sono i progetti. E ho fatto una riflessione nel momento, e in questo se devo essere populista, se faccio il populista, 420 o 400 credo che ci dia tranquillamente la possibilità di abbassare le tariffe che, ripeto, perché conosco la storia di quest'ente e sono pure affezionato a quest'ente, nonostante da napoletano la provincia di napoletani non è che l'hanno mai vista come un ente molto vicino, perché incide molto di più negli altri comuni della provincia che nella stessa città di Napoli. Quando c'è stato il problema del dissesto finanziario non furono aumentate le tariffe in maniera emergenziale. Oggi abbiamo 20 milioni di avanzo di parte corrente che non c'entrano con i 400 che l'amministrazione deve decidere. Perché non si fa una riflessione per abbassare? Mi rivolgo anche non al singolo collega ma a chi ha a cuore l'ambiente, per esempio sul discorso dell'IPT. Tutte le città metropolitane si stanno attrezzando per andare ad aiutare chi acquista macchine elettriche, ibridi oppure Euro 6. Mi sembra una cosa assolutamente condivisibile, però voglio dire, è chiaro che è condivisibile quando ci sia qualcuno che ascolta. E poi c'è il discorso dell'RCA. Sappiamo bene che ci sta un'evasione incredibile sulle assicurazioni in una città e in una provincia che rimane con una base popolare molto povera. Quindi faccio il populista se dico che se gli leviamo una parte di RCA aiutiamo i cittadini? E abbinato a questo, e poi c'è la famosa, quell'altra tariffa di cui in verità mi dimentico spesso, la TEFA. Qual è il discorso? Oltre a questo, l'aspetto fondamentale è che io non ho ritrovato poi questi progetti di investimento all'interno del DUP. Li vorrei vedere. Ho fatto una domanda che chiaramente ringrazio il collega Cascone per le parole che ha espresso Capasso, chiedo scusa. Il problema adesso è un altro, io lo dico in particolare al sindaco, io la riconosco come sindaco e presidente del consiglio, voglio essere anche garantito nell'espletamento del mio incarico. Non mi sembra normale che io venga aggredito ogni intervento che faccio dai colleghi. Lei ha tutti i poteri di intervenire come si fa nell'assise comunale. Non mi sembra normale questo. Io sinceramente finora, e credo di non essermi distratto, non ho visto nessuna aggressione. Chiaro, è ovvio, ma io non ho visto nemmeno aggressioni verbali. I toni sono i toni della politica, della dialettica. Qualora mi dovessi rendere conto che qualcuno eccede, ma non credo che accadrà, sarò il primo a garantire la dialettica democratica da parte di tutti. Come vede, questo è un consesso dove si può liberamente parlare e, come è stato detto da qualcuno prima di me, la democrazia assoluta è sicuramente rispettata. Una parola al direttore generale, sollecitato dal consigliere Libro su un punto, grazie. Tornando alla domanda del consigliere, cioè dove ritrova i 22 milioni di avanzo di parte corrente, li ritrova nel grande calderone che viene di 46 milioni di euro che rappresenta la spesa di investimenti, dove all'interno non viene dettagliato, quindi non c'è un collegamento diretto dei 22 milioni collegati a singoli progetti, ma è all'interno di tutto il parco progetti che lei trova sia nel DUP che poi nel bilancio. Però li vorrei, credo che sia una domanda assolutamente. Vorrei sapere quali sono i progetti dei 22 milioni e a che stato di progettazione stanno. Io credo che questo sia il nostro ruolo in Consiglio, perché se no non c'è ruolo, non c'è niente. Io vorrei avere tutti i progetti dei 22 milioni. Consigliere, pagina 30 nota integrativa, c'è un dettagliato elenco di progetti che non credo vogliamo leggere adesso qua in maniera... come no? È uno degli allegati al bilancio. C'è scritto che sono quelli abbinati? È chiaro che voi li trovate, non ho mai pensato che non ci fossero.
però mi date modo di verificare quali sono, credo che sia normale, no? Mi permette, nel momento in cui sono stati bocciati gli emendamenti in riferimento a dei progetti, no? Li devo poter distinguere per sapere l'interesse dei cittadini, come è stato in un certo modo perseguito, no? Quindi se mi date la copia io me la guardo. Sta qua. Mi apporti un attimo. Allora, c'è il consigliere Marrazzo che nel frattempo ha chiesto di intervenire, mentre portiamo gli atti al consigliere Libro. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Io penso che ci sia un po' di confusione sugli emendamenti, perché gli emendamenti vengono bocciati dal Consiglio metropolitano, sia che abbiano parere favorevole di regolarità sia tecnica che contabile, sia che abbiano un parere sfavorevole. Quindi la decisione sul parere non favorevole o favorevole di regolarità tecnica e contabile non è politica, ma appunto tecnica e contabile. Quindi a prescindere da chi consigliere presenta un emendamento, gli uffici asetticamente, quindi non politicamente, valutano l'emendamento e danno il loro parere, così come poi successivamente il Collegio dei Revisori Contabili. Quindi è davvero confuso qualcuno quando cerca di dare a un parere tecnico contabile dei revisori una natura politica che non ha, perché la natura politica l'ha il voto del Consiglio metropolitano, che vota favorevolmente oppure meno. Quindi, anzi, noi, i nostri uffici, sia gli uffici tecnici, contabili, il Collegio dei Revisori, vanno ringraziati per il lavoro che svolgono, perché è una garanzia per noi consiglieri metropolitani che andiamo a votare, in questo caso gli emendamenti, il bilancio e tutto ciò che preventivamente deve passare attraverso gli uffici tecnici, contabili e del Collegio dei Revisori. Grazie. Grazie molto di questa precisazione. Consigliere Iovino. Sì, no, grazie. Tutto ci tengo a precisare e mi rivolgo in particolar modo alle opposizioni, se così si possono chiamare, naturalmente, che non c'è da parte né del mio gruppo né degli altri gruppi politici la volontà ad una dimensione di carattere aggressore, aggressivo. Chiedo solo un attimo di attenzione. David, mi rivolgo a te, mi rivolgo a Francesco. No, mi rivolgo a te perché ti avevo chiesto attenzione a titolo personale, nome. Allora, forse una dimensione umana e cristiana la quale tu rivendichi spesso è molto lontana rispetto all'attenzione, un fatto personale. Rispetto io sto all'attenzione che ti sto chiedendo, ma non è un come fatto in qualità di consigliere e in qualità, sei tu che aggredisci le persone, sei tu che provi la provocazione, cerchi il contrasto, e questa è la prova. Questa è la prova. C'è poco di umano in quello che provi a fare, allora. C'è più di questo, c'è poco, no, di umano, non Presidente. Non c'è così. Più aggressione di questo. Io ti stavo chiedendo solo attenzione e non provavo ad aggredirti. Sei tu che poi io ho chiesto gentilmente la tua attenzione e basta. Era questo, mi rivolgevo a te. Era un modo umano, anche umile, di dirti. E se mai abbiamo toccato la tua sensibilità, nessuno di noi voleva farlo, come la stessa cosa vale per il consigliere dei 5 Stelle. Non c'è una dimensione, cioè qua c'è un consiglio che prova a lavorare, e volevo anche dire che realmente non c'è una condizione di parte dove ognuno non può partecipare o non può svolgere bene il proprio lavoro, perché pure quando sono stati chiamati i sindaci a partecipare sul piano strategico, io ho ricevuto, come tutti i consiglieri, le date degli incontri con i singoli sindaci e le date collettive con i sindaci. Quindi qualora io volessi in un certo qual senso democraticamente partecipare e dire qualcosa su di un'area anziché su un'altra, io lo posso fare in un modo sereno, democratico, perché sono a conoscenza che il giorno 29 verrà il sindaco di Cisciano, che il giorno 1 aprile verrà il sindaco di Pozzuoli, ma c'è una rete che rivendica questa
posizione da parte dell'amministrazione, l'amministrazione in questo è attenta, quindi nessuno può dire che noi stiamo facendo una questione di coinvolgere i sindaci o di vederci con i sindaci in prima persona. C'è un elenco di appuntamenti che vengono fissati ai quali noi possiamo partecipare. Naturalmente io li ho ricevuti, come li ho ricevuti io, li hanno ricevuti tutti i sindaci naturalmente presenti, eppure i sindaci naturalmente che non sono presenti, e chiedo, come dire, anche l'attenzione, perché prima il consigliere dei 5 Stelle Francesco diceva che c'erano state forse difficoltà nei confronti degli uffici. Io agli uffici non ho niente da rimproverare, è stato fatto un lavoro straordinario, cioè a prescindere dall'importante investimento che è stato fatto, 420 milioni, è un momento di profonda difficoltà per gli enti locali, tutti lo sanno. Quando c'è la possibilità di raccogliere economie e di raccoglierle in un modo sano e democratico, la partecipazione è garantita, questo è sicuro, no? E questo è lo spirito per il quale ci siamo messi insieme a collaborare. Collaborare per dare delle risposte concrete e anche di economia finanziaria su temi che non riguardano solo ed esclusivamente l'edilizia scolastica, la viabilità, ma ci siamo anche spinti sulla promozione e lo sviluppo, dove ahimè anche tanti comuni che negli anni non riescono ad avere un palazzetto dello sport, non riescono ad avere una struttura per gli anziani, non riescono ad avere quello spirito che prima il sindaco provava a dire, quello che io investo in una dimensione rispetto alla quale io riesco pure a migliorare la qualità della vita, non solo quella del trasporto, quella legata alla mobilità o quella legata a un principio di economicità. E quindi io penso che, credetemi, in un modo proprio sano, mi dico che stiamo raggiungendo risultati straordinari. Doveva essere questo forse lo spirito della città metropolitana, quello di poter creare un board, un tavolo sul quale poter mettere una serie di economie che potessero seriamente e concretamente dare delle risposte ai territori. Lo abbiamo fatto, ci siamo riusciti, stiamo al momento a raccogliere tutte le progettualità. Da qui a 6 mesi penso che realmente inizieremo a vedere le prime opere, e questi credo che siano gli strumenti idonei a garantire uno sviluppo sociale e democratico che vede l'area metropolitana e il comune di Napoli non più Napoli centrista, perché per il passato qualcuno pensava, perché il sindaco di Napoli dovesse essere anche sindaco della città metropolitana, potesse essere un principio di campanilismo nei confronti della propria città, ma non lo è stato così, perché se analizzassimo per quota pro capite siamo riusciti a testimoniare, dove ci sono dei progetti importanti, abbiamo anche suggerito al sindaco, ma il sindaco era già nella sua visione quella di poter dare contributi maggiori agli enti locali più piccoli che non potevano progettare, non potevano dare risposte. E quindi io penso che non si tratta di buona politica, si tratta di poter dare quelle risposte vere che in una dimensione di chi è a capo di un governo cittadino allargato, no, riesce seriamente a non compromettere e a non mettere in campo principi di discriminazione. Quindi non è di parte. Poi naturalmente tutte le forze politiche che fanno parte di questo consiglio, a prescindere dalla maggioranza e dall'opposizione, hanno naturalmente, come dire, la possibilità di poter visionare tutti i progetti, di partecipare a tutti gli incontri. Chiedo a tutti gli uffici di girarci a tutti quanti quali sono gli incontri a venire con le amministrazioni, in modo che i suggerimenti possano venire da più parti di forze politiche, a prescindere che sia PD, 5 Stelle, Forza Italia, in modo di contribuire seriamente a questa, diciamo, area metropolitana, a questi investimenti. Naturalmente non volevo toccare la suscettibilità di nessuno, spero di non averlo fatto, ma naturalmente, come dire, quando uno mette le buone intenzioni davanti e cerca di dare praticamente una risposta a chi poi alla fine prova a raccogliere un seme diverso, non è dettato da me. Naturalmente semmai l'avessi fatto impropriamente a toccare la suscettibilità di qualcuno, gli chiedo scusa pubblicamente, perché penso che le scuse da uomo si possono fare pubblicamente, nella misura in cui uno deve anche capire che magari, come dire, emotivamente un'altra persona può stare in difficoltà, può essere provata, allora in quel momento magari ho potuto toccare la sua sensibilità. Gli chiedo scusa ai colleghi a nome anche di tutto il consiglio,
Naturalmente chiedo a tutti quanti voi di contribuire a questa giornata proficua serenamente, senza mai alimentare il dissenso, e da parte nostra e da parte mia non ci sarà mai il dissenso nei confronti né dei colleghi di maggioranza né dei colleghi di opposizione, perché io ritengo che un lavoro sano, un lavoro democratico, un lavoro onesto venga fatto con lo spirito di collaborazione e con lo spirito di umanità. Solo così le future generazioni, dando l'esempio che non esistono divisioni ma esistono solo idee che in quel momento sono diverse, si può collaborare a stretto braccio senza evitare quei dissensi politici che in altri posti generano morte e distruzione, ma con la forte collaborazione e con lo spirito, diciamo, di cristianità riusciamo seriamente a dare contributi importanti a tutta l'area metropolitana, a tutti gli enti locali che ne hanno bisogno. Grazie, buon lavoro. Grazie, do la parola a Lina Miele per quei chiarimenti di cui prima del consigliere Lebbro, prego. Allora, per beneficio di tutti, non solo del consigliere Lebbro ovviamente, specifico quanto contenuto nella nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021, che è un documento allegato e obbligatorio, all'interno del quale c'è il dettaglio di tutte le spese, nello specifico del quesito del consigliere Lebbro, e in particolare la destinazione dei 22 milioni di euro di avanzo economico, preliminarmente già illustrati dal consigliere Gascone quando ha dato appunto ha introdotto i lavori dell'assemblea, specificando soltanto però che ci sono stanziamenti per 46 milioni di euro per il bilancio annuale. Naturalmente questi 46 si sdoppiano in due, ci sono quelli finanziati da entrate libere e quelli finanziati da entrate vincolate. I 22 milioni di euro ovviamente sono le entrate libere, perché sono l'avanzo economico, cioè la differenza tra le spese correnti e le entrate correnti. Li troviamo a pagina 30 della nota integrativa e il totale che viene evidenziato è 30 milioni e non 22, ma per un motivo molto semplice, perché nei 30 milioni ci sono anche come spese di investimento 8 milioni di euro per ricapitalizzazione CTP, e l'ordinamento finanziario non fa concorrere alla ricapitalizzazione delle società nell'avanzo economico, quindi ovviamente dobbiamo depurare i 30 milioni da quegli 8 e giù sotto questa cifra, sotto questo rigo, abbiamo tre pagine dense di elenco di progetti. Se ne vuole una copia a disposizione, anche questa, insomma, tanto la preleviamo dai nostri archivi digitali, se no posso leggerle tutte, perché sono tante. Grazie. Va bene così, grazie alla dottoressa Lina Miele. Chiesto di intervenire il consigliere Capasso. No, Francesco. Giusto per fare due puntualizzazioni in merito a quello che è stato l'intervento che mi ha preceduto, perché altrimenti viene dato un segnale errato. Io non ho mai parlato di mancanza di disponibilità da parte degli uffici. Ho semplicemente detto che, essendo i tempi ristretti e potendo poi poter protocollare gli emendamenti nel giorno prefestivo del 23 e della domenica del 24, c'era l'impossibilità, visto che almeno un paio di giorni per leggere gli atti erano necessari, di potersi confrontare con gli uffici. Ma non ho mai parlato di mancanza di disponibilità degli uffici. E altra precisazione che mi preme fare, perché altrimenti arriva sempre un messaggio errato: il sottoscritto non ha mai, e sottolineo mai, ricevuto l'elenco della calendarizzazione degli incontri con i sindaci della città metropolitana di Napoli, perché altrimenti sembrerebbe quasi che da una parte viene chiesta la possibilità di poter partecipare e dall'altra c'è qualcuno che dice no, tu la possibilità di partecipare l'hai avuta, semplicemente non vuoi partecipare. No. Non è stato, a me non è stato recapitato alcun elenco della calendarizzazione degli incontri con i sindaci della provincia di Napoli. Quindi era opportuno fare queste due precisazioni, perché altrimenti passavano due messaggi errati che non hanno nulla a che vedere con quello che volevo dire, oppure sulla mia volontà o no di partecipare a questi incontri. Grazie della precisazione. Passiamo agli emendamenti. Emendamento numero 1. Presentatore il consigliere Michele Maddaloni. Chiedo se vuole illustrare l'emendamento, lo mettiamo direttamente in votazione, consigliere. Mettiamo in votazione, consigliere Libero, prego. No, noi
nei precedenti consigli abbiamo avuto una discussione molto approfondita. Chiaramente quello che sto per dire lo dico per tutti i contributi che stanno all'interno di questi, emendamenti. Fu detto che per l'uscita dalla città alla scienza, in effetti, questa amministrazione non poteva dare contributi. Io vedo un elenco, per questo lo faccio una volta, non interverrò sui singoli emendamenti di contributo, vedo una serie di contributi assolutamente che non so che tipo di istruttoria, di bando, di avviso pubblico abbiano avuto, in cui leggo con molta chiarezza perfino 117.000 euro per la formazione dell'orchestra metropolitana. Io sinceramente, prima si è parlato di problemi di cittadini, chiaramente di una serie di risposte da dare a tutti i comuni, a tutti i sindaci, cioè ad aspetti anche nobili. È nobile sicuramente un'orchestra, ma io credo che la creazione dell'orchestra metropolitana non sia una cosa opportuna in un momento così difficile per tutte le amministrazioni. Grazie. Grazie. Consigliere Maddaloni ha chiesto di intervenire. Buongiorno Sindaco, buongiorno colleghi. Allora, io brevemente dirò quello che è diciamo questi vari interventi che sono stati fatti per specificare alcune voci già presenti nel bilancio che in effetti rappresentano degli interventi che noi facciamo presso delle scuole, e quindi parliamo sia di scuole superiori e anche di sia per quanto riguarda i musicali, coreutici e anche per gli alberghieri, per la valorizzazione del territorio. Io per quanto riguarda il problema dell'orchestra metropolitana che il consigliere ha citato, in effetti anche la Regione Campania ha cercato di fare quello che noi abbiamo fatto l'anno scorso, proprio cioè di invogliare i ragazzi attraverso la formazione di gruppi musicali per una crescita culturale non solo personale ma anche del territorio. Quindi questi fondi però sono dei fondi ordinari anche già destinati al museo virtuale, alla Fondazione Cives, al MAV, alcuni, e altri invece che provengono da queste da capitoli già presenti nel bilancio. Ora capisco che magari abbassare delle tasse è una cosa, ecco, come diceva pure il consigliere prima, è piacevole, ma credo che lo sviluppo soprattutto nelle nostre zone e nei nostri territori dei ragazzi, e fare in modo che questi ragazzi crescano anche da un punto di vista culturale extrascolastico, perché queste misure vanno ad aggiungersi a quello che sono le misure dell'alternanza scuola-lavoro fatte con enti di formazione super accreditati, quale il Teatro San Carlo. Io credo che sia un'opportunità che la città metropolitana non può non approfittare e non incrementare e portare avanti fortemente quel programma di sviluppo. Grazie consigliere. Mettiamo in votazione allora l'emendamento numero 1 all'adozione dello schema di bilancio. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Libro e Francesco Capasso. Passiamo all'emendamento numero 2, sempre presentato dal consigliere Maddaloni. Qualcuno vuole intervenire? Consigliere Maddaloni, prego. Sì, forse è meglio che illustro. Anche in questo caso è una mera distribuzione tra quello che è un intervento di sviluppo del territorio che coinvolge non solo gli istituti ma anche i 13 comuni del Parco Nazionale. È un intervento che già l'anno scorso ha avuto un bellissimo risalto, e quest'anno abbiamo, Sindaco, anche la possibilità di poter portare alcuni ragazzi dei 5, poi dovremo decidere, sarà proprio questo consiglio a decidere cosa portare per in Canada, a Montreal, dove faranno una settimana con le hotellerie del canadesi per uno scambio culturale, ma soprattutto per portare quelle che sono le eccellenze del territorio. Io vorrei ricordare che il nostro territorio, quello vesuviano, è l'unico territorio che racchiude 3 DOP. Abbiamo il pomodorino del Piennano, abbiamo alcuni vitigni e anche l'albicocca del Vesuvio, e sono prodotti di eccellenza che in questo momento a Vinitaly
saranno presenti molti produttori della zona vesuviana, e quindi fare in modo che sia i comuni, ma soprattutto quello che sono le eccellenze scolastiche degli alberghieri presenti in quella zona, incominciano ad avere una sinergia anche con le aziende e con il mondo produttivo, credo che anche questo sia un motivo di vanto della città metropolitana. Grazie. Grazie consigliere Maddaloni. Consigliere Lebbro, prego. No, non volevo intervenire, però sinceramente io un augurio a questi ragazzi che andranno in Canada col Pennaro, lo volevo fare, perché effettivamente saranno dei ragazzi fortunati che, a differenza di tanti altri territori, sono stati scelti con un emendamento, visto che sono i ragazzi che stanno in particolari chiaramente istituti alberghieri, cioè quelli del comune del Parco del Vesuvio, quindi gli altri non faranno questa esperienza, quindi facciamo gli auguri a questi ragazzi che con questo contributo della città metropolitana saranno i soli ad andare a fare queste. Io, chi si astiene, maggioranza, il voto contrario ai consiglieri Lebbro e Francesco Capasso. Emendamento numero 3, su presentazione del consigliere Pace. Prego consigliere. Salve, in realtà io per un mero accidente sono il presentatore, in quanto ci hanno lavorato i consiglieri Pirozzi e Ragosta insieme a me, e poi sono io a presentarlo, ma si tratta di cofinanziare l'acquisto di un pulmino che è già finanziato per altra parte dal Ministero dell'Istruzione e dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziste riguardo l'inclusione dei bambini, e quindi si tratta di uno scuolabus che viene nelle disponibilità del Comune di Giuliano. Grazie. Grazie consigliere, mettiamo in votazione questo emendamento. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Contrarietà dei consiglieri Lebbro e Francesco Capasso. Abbiamo l'emendamento numero 4, consigliere Tito. Interviene sul suo emendamento, lo mettiamo in votazione. Consigliere Tito, prego, poi consigliere. Sindaco, grazie. Prego. Il mio emendamento che ho presentato per 100.000 euro, anche perché è in linea con il lavoro che stiamo facendo con il piano strategico. Noi con questo emendamento vogliamo fare degli interventi, dotare di una sede per poi proseguire nelle attività e nei lavori. Proprio in merito a questo io volevo fare alcune precisazioni, essendo io delegato al piano strategico, in cui oggi ho sentito in consiglio comunale degli interventi di cui condivido appieno. Io le devo dire, caro sindaco, grazie prima di tutto dell'opportunità che lei mi ha dato e la fiducia per la gestione come delegato al piano strategico. E mi devono consentire anche i consiglieri, che forse non sono stati attenti, che il sindaco ha convocato tutti i sindaci in 2-3 riunioni proprio per illustrare le linee guida del piano strategico. Che il piano strategico viene approvato in Consiglio metropolitano il 28 novembre. In linea quanto detto, il sindaco ha semplicemente illustrato ai sindaci, a tutti i 92 sindaci della città metropolitana, quello che voleva essere un'opportunità. E le devo dire grazie, perché in altri modi di vedere le cose, un sindaco su questa operazione, se qualcuno lo vuole far passare per un'operazione politica, avrebbe avuto il modo e il tempo di convocarsi tutti i sindaci e di dire: signori, io ho questa opportunità e vi metto in condizione di avere delle risorse per le vostre comunità. Lei sindaco è stato veramente eccezionale, perché lei ha presentato e poi ha lasciato il dovere di proseguire queste attività a un consigliere delegato insieme al direttore generale, dove noi stiamo incontrando i sindaci, e chiunque me lo insegna, sono sindaci di colori politici diversi dal mio, diversi dal suo, dove noi letteralmente mettiamo a disposizione e spieghiamo quello che vogliamo fare. Questo ci tenevo a dirlo, perché
Io oggi sono contento e mi ricordo il primo giorno dell'insediamento che è stato fatto da noi in Consiglio Metropolitano. Io le dissi una cosa e le devo chiedere scusa. Quando le dissi, sindaco, io mi auguro che la città metropolitana non sia il bancomat di Napoli. Lei con i fatti, ma veramente con i fatti, non solo con le parole, sta dimostrando che io mi ero sbagliato. Grazie. Consigliere Tito, a questo punto, consigliere Libro aveva chiesto di intervenire. Sì, no, io credo che sia giusto assolutamente dare una copertura a quello che è la progettazione del piano strategico. L'unica cosa, io credo che sia che vada modificato l'emendamento, perché io non credo che si possa fare un emendamento senza specificare la cifra. Qua c'è scritto parte del fondo di riserva. Io credo che noi dobbiamo avere coscienza come consiglieri di quello che mettiamo. Quindi questo emendamento chiedo al consigliere Tito di specificarlo, perché secondo me non è neanche una richiesta, è indispensabile. Non si può mettere parte. E chiaramente come hanno fatto gli uffici, sta specificato, mi dice la dottoressa Miele. Allora, a parte che abbiamo, ricordo all'aula, il parere favorevole degli uffici, però a ulteriore chiarimento do la parola alla dottoressa Miele, così ci specifica giusto per stare tutto. No, è solo, se guardiamo bene, l'emendamento è formato da un prospetto in cui c'è la parte descrittiva e poi la parte numerica. Nella parte spesa il proponente l'emendamento ha con il segno meno evidenziato una cifra che di importo corrispondente troviamo con il segno più. E tutto qui, insomma, sono gli emendamenti che normalmente su questo prospetto girano. In tutti gli emendamenti, anche nella parte descrittiva, è segnata la cifra. Io credo che parte, ma io lo dico a correttivo, non è che sto contestando, va scritto 100.000 nella parte descrittiva, perché parte del fondo di riservo, voglio dire, dati o altri discorsi. Non è, mi dicono, necessario, comunque l'abbiamo specificato. Mettiamo in votazione l'emendamento proposto al consigliere Tito. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Tutti e due contrari? Allora, contrario il consigliere Lebbro, astenuto il consigliere Francesco Capasso. Passiamo all'emendamento numero 5 presentato dal consigliere Iossa, a cui do la parola. Prego, consigliere. Sì, grazie sindaco. Si tratta di un piccolo contributo a un evento formativo che involge le scuole superiori nel territorio comunale, che ha avuto già dei precedenti. Si tratta di avvicinare e di potenziare attraverso questi eventi formativi di un certo livello, che necessariamente, anche se filosofici, importano degli oneri per la parte che le organizza, e che quindi va sempre nella direzione di dare un'opportunità di formazione ai giovani e attraverso le scuole per potenziare anche l'avvicinarsi alle tematiche filosofiche che troppo spesso vengono trascurate. Grazie consigliere, mettiamo in votazione l'emendamento numero 5, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, contrari i consiglieri Lebbro e Francesco Capasso. Passiamo all'emendamento numero 6 presentato dal consigliere Iovino, prego consigliere. Sindaco, in effetti è una richiesta di contributo per le istituzioni scolastiche di secondo grado per promuovere iniziative in campo di imprese digitali sulla Smart City, visto che c'è una statistica nazionale che su 100 giovani che si sono formati nel campo dell'innovazione e della tecnologia, quindi per la promozione dell'impresa digitale, in particolar modo sulla Smart City, circa il 57% di questi giovani vengono occupati. Quindi vogliamo, visto che il tema sarà interessante alle future generazioni, ma soprattutto per le future amministrazioni, sviluppare il tema della Smart City, quindi la città intelligente, far prendere coscienza ai futuri giovani imprenditori di quanto sia possa essere necessario ed importante investire, diciamo, in un'impresa 4.0. Quindi questa è in effetti la richiesta. Grazie consigliere, mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, contrario il consigliere Lebbro, astenuto il consigliere Francesco Capasso. Emendamento numero 7 a firma consigliere Paolo Tozzi, prego consigliere.
Grazie Sindaco. Allora, questo è un emendamento per un finanziamento all'interno già di un capitolo finanziato per 150.000 euro che va al comune di Laccameno per il rifacimento di un costone, di una linea di costa che è stata distrutta dal cattivo tempo delle ultime mareggiate, e quindi in linea con quello che ci siamo detti prima dell'aiuto della città metropolitana ai sindaci dei comuni in difficoltà, questo è un emendamento che va in quel percorso, e quindi credo, con il parere, come dicevo, favorevole tecnico e finanziario, in un capitolo già finanziato per 150.000 euro, quindi a favore del comune di Laccameno, che già aveva provveduto con un progetto di fattibilità che ci ha anche inviato, quindi ci esclude anche dalla questione appunto di adoperare i nostri tecnici dell'ufficio, e quindi solo un trasferimento, diciamo, di finanziamento. Ci tengo a precisare una cosa, quello che ha detto, ha accennato prima il sindaco, il consigliere Tito, sulla questione del coinvolgimento dei sindaci, che bisogna dare atto alla città metropolitana e a lei sindaco, ma mi sento qui di rimarcare e sottolineare. Fino a qualche tempo fa si notava appunto che c'era una sorta di atteggiamento di diffidenza, lo dico con grande onestà, nei confronti appunto del sindaco metropolitano, perché e non a caso le conferenze dei sindaci spesso sono andate deserte, non c'era questo feeling, quindi questo raccordo che oggi mi sembra appunto sia messo da parte con la inclusione, con il coinvolgimento dei sindaci della provincia per quanto riguarda appunto il piano strategico. Molti si sono meravigliati, sindaco, molti sindaci si sono meravigliati appunto per questa disponibilità, per questa democrazia, per quello che ci eravamo detti all'inizio appunto di questa consigliatura e di questo mandato, che la città metropolitana andava a sostegno, e in modo particolare andava a sostegno delle città, dei comuni della provincia, forse meno di Napoli, perché qualcuno, giustamente come è stato detto prima, immaginava che essendo anche lei sindaco di Napoli avesse privilegiato la città capoluogo. Questo le fa onore, le dà atto, perché proprio appunto con questa iniziativa lei smentisce quello che era un'idea, un sospetto, e quindi sempre di più i sindaci si stanno avvicinando a questa istituzione. Sembrava prima che lei facesse paura, oggi mi sembra appunto che lei ha accolto finalmente i sindaci, a parte i sindaci che ci sono appunto in questo consesso, al dialogo e alla disponibilità al ragionamento anche sugli interventi appunto che devono essere fatti appunto nei comuni della provincia, quindi le fa onore. E mi piace ripetere, oggi io credo che la situazione deve essere ribaltata. Mi piace ripetere la frase di Kennedy, che cosa voi fate per l'America. Kennedy diceva che cosa voi cittadini potete fare per lo Stato. Oggi io dico ai sindaci, insomma, di impegnarsi affinché appunto si avvicinino sempre di più all'istituzione e a lei, a questa istituzione di città metropolitana, affinché si possa raggiungere quel accordo istituzionale che fa solo bene all'amministrazione, ai comuni e ai cittadini, cosa che, ahimè, mi sento di sottolineare che probabilmente altre istituzioni non fanno. Grazie. Grazie consigliere Tozzi. Consigliere Libro, prego. Sono convinto che gran parte dei comuni che stanno sulla nostra costa, quindi compreso chiaramente Laccameno che sta sull'isola di Ischia, è quello che non capisco, ma noi non abbiamo un progetto del genere. Noi prima cosa abbiamo una delega della città metropolitana che è quella delle coste, del risanamento delle coste, e questo è un intervento di consolidamento, e quindi perché poi questo problema così grave non è inserito all'interno del piano triennale o comunque degli interventi che i nostri uffici fanno in maniera regolare. La cosa che mi dà dei dubbi su questo emendamento non è se Laccameno abbia o non abbia un problema, ma è possibile che si fanno dei trasferimenti come contributi per la manutenzione straordinaria su una delega che teniamo noi. Io lo vedo sinceramente una situazione, prima giustamente si parlava di grande apertura verso i sindaci, io sono d'accordo. Quando si sono dati i contributi, mi pare, per i teatri, è stato fatto un avviso pubblico,
ma qua tutti questi contributi, anche quelli di prima, ma sono tutti ad hoc su determinati comuni, o in forma di contributo o in questa forma nuova di trasferimento di risorse, quando noi sappiamo che abbiamo, credo che sia una delega che abbia in carico la dottoressa Celano, non voglio sbagliare, quella delle coste. Io non discuto se l'H-Meno abbia bisogno o no, per l'amor del cielo, anzi il problema delle coste è un problema su cui l'amministrazione dovrebbe mettere a bilancio quanto più finanziamenti possibili, perché l'erosione costiera è una cosa assolutamente continua, non c'è un modo per fermarla. Ma io non capisco, cioè noi andiamo a scegliere all'interno di questo Consiglio metropolitano, senza una progettualità, di fare quell'intervento e magari non quello di altri punti della costa. No, qua, no, io leggo la parte descrittiva, consigliere Tozzi, perché non ho mai messo in discussione se il Comune dell'H-Meno abbia bisogno di questo. Il problema è che io questi 150.000 euro li vedo più in ampliamento del fondo per il risanamento delle coste e poi chiaramente un indirizzo, una mozione per dire che l'H-Meno c'è un'emergenza, perché qua si stanno creando dei precedenti incredibili. Cioè noi decidiamo in Consiglio metropolitano qual è l'emergenza di quella costa o qual è l'emergenza di quell'iniziativa culturale, o andiamo a decidere qual è l'orchestra che vada fatta o quale contributo deve essere dato. Io credo che tutti e 92 sindaci, attraverso i nostri dirigenti, che assolutamente rispetto e stimo, perché lavorano la mattina e la sera, abbiano prontezza per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie e straordinarie di qual è la situazione reale. E quindi non è nelle modalità di un trasferimento. Loro lo hanno, è un'emergenza e fanno l'intervento. Grazie. Proprio perché lei ha rispetto e stima, ricordo che c'è il parere favorevole tecnico su questo emendamento, ricordo che abbiamo finanziato in modo assolutamente congruo, non solo in questo bilancio ma anche negli atti fatti precedentemente ed anche nel piano strategico, gli interventi per il dissesto idrogeologico e delle coste. Si tratta questo, ritengo, come ha illustrato il proponente, che un finanziamento aggiuntivo rispetto alle recenti mareggiate che hanno interessato l'Acco Ameno. Quindi non faremo mancare, come abbiamo fatto sinora, ovviamente l'intervento in tutti quei luoghi in cui se ne ravvisa la necessità, e abbiamo anche la copertura delle risorse economiche, come abbiamo dimostrato sinora. Quindi mettiamo in votazione l'emendamento numero 7. No. Consigliere Tito, prego. Grazie Sindaco. Giusto per rientrare nel merito dell'emendamento presentato dal consigliere Tozzi, di cui io condivido appieno. Fino a un po' di tempo fa io mi occupavo come delegato alle coste e risorsa mare. Posso garantire al Consiglio metropolitano che con il dirigente, la dottoressa Celano, è stato fatto un lavoro straordinario di interventi su svariati e svariati territori che afferiscono la costa. E dico con uno sforzo e ricordo da parte del Consiglio metropolitano, in cui stanziamo delle risorse per rifinanziare degli accordi quadri. E fermo obiettivo da parte mia in qualità di delegato al piano strategico, ma delle linee di indirizzo ricevuto anche dal sindaco, che una parte dell'avanzo sarà destinato a finanziare interventi fermi da parte della città metropolitana per migliorare l'assetto delle coste. Porto a conoscenza il Consiglio metropolitano di quanto noi stiamo facendo. Grazie sindaco. Grazie a lei dell'ulteriore precisazione. Lo mettiamo in votazione a questo punto, l'emendamento numero 7. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, con maggioranza, con contrarietà dei consiglieri Lebbro e Francesco Capasso. Emendamento numero 8 a firma del consigliere Lebbro, su cui c'è il parere tecnico e contabile non favorevole da parte degli uffici. Metto in votazione. Deve intervenire? No. No, no, volevo solo aggiungere una cosa sull'aspetto della. Vorrei ricordare al Consiglio metropolitano che un'auto su quattro circola senza copertura assicurativa. Questo è un aspetto importante della situazione dell'RCA
a Napoli e provincia, e quindi credo che questo emendamento possa alleviare la situazione, sicuramente non risolverla del tutto. Grazie. Prenderemo nella dovuta considerazione le sue sollecitazioni, che ovviamente condividiamo, sul tema della pressione fiscale. Qui però abbiamo un parere chiaramente non favorevole da parte degli uffici, e quindi lo mettiamo in votazione con questa specificazione. Chi è favorevole all'emendamento con i pareri non favorevoli alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Respinto a maggioranza con il voto favorevole del consigliere Lebro e l'astensione del consigliere Francesco Capasso. No, no. Ho capito male? Del Partito Democratico solamente Cirillo, tutti? Astenuti i consiglieri del PD più Francesco Capasso. Respinto a maggioranza. Emendamento numero 9, sempre a firma del consigliere Lebro, con i pareri di regolarità tecnica e contabile dei dirigenti competenti, non favorevole. Mettiamo in votazione l'emendamento numero 9. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, quindi respinto a maggioranza con le astensioni dei consiglieri del PD e di Francesco Capasso, Movimento 5 Stelle. Passiamo all'emendamento numero 10, sempre a firma del consigliere Lebro, sempre con i pareri di regolarità tecniche e contabili non favorevoli. Lo mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Alzate le mani, scusatemi. Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, respinto a maggioranza con l'astensione dei consiglieri del Partito Democratico e del consigliere Francesco Capasso. Scusa, chiudi un poco la porta qua. Passiamo all'emendamento numero 11, sempre a firma del consigliere Lebro, sempre con i pareri non favorevoli di regolarità tecnica e contabile. Lo mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, quindi respinto a maggioranza con l'astensione dei consiglieri del Partito Democratico e di Francesco Capasso. Emendamento numero 12, sempre a firma del consigliere Lebro, con i pareri di regolarità tecnica e contabile non favorevoli. Li mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene? Come prima, respinto a maggioranza con l'astensione dei consiglieri PD e consigliere Francesco Capasso. Passiamo all'emendamento numero 13, a firma il consigliere Maddaloni, con parere favorevole di regolarità tecnica e contabile. Mettiamo in votazione. Vuole intervenire, consigliere? Mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? A maggioranza, contrarietà, consigliere Davide Lebro e Francesco Capasso. Passiamo all'emendamento numero 14 del consigliere Maddaloni, con i pareri favorevoli. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? A maggioranza, con i voti contrari di Lebro e Francesco Capasso. Abbiamo l'emendamento numero 15, con i pareri consiglieri Pirozzi e Rosario, con gli emendamenti, con i pareri favorevoli sia del dirigenti che del collegio dei revisori. Quindi passiamo in votazione all'emendamento numero... No, prego consigliere, consigliere Pirozzi. Allora, grazie sindaco. Allora, grazie sindaco. Questo è un emendamento presentato da sottoscritto e da Rosario D'Agosta e con la collaborazione anche di Elena Coccia, che la ringraziamo, e dei consiglieri Marrazzo e Cacciavuoti. Sindaco, questo è un emendamento che si è reso necessario per consentire l'apertura immediata
sia del sito archeologico di Liternum e sia dell'ex tenuta di Varcaturo. È un emendamento di diciamo 200.000 euro che va nell'ottica di considerazione da parte della città metropolitana di tutti i 92 comuni, in particolare di Giugliano, che è un territorio che ha sofferto tanto negli ultimi 30 anni da un punto di vista ambientale. Quindi la città metropolitana ha voluto dare un punto di partenza per riqualificare quella zona, la zona costiera, sia per il sito Liternum sia per la tenuta di Varcaturo. Ovviamente io a ottobre ho fatto una proposta di un importo notevolmente superiore, però poi la restante somma cerchiamo di portarla avanti o con le variazioni o nel piano strategico, per cercare di riqualificare una zona come quella, la zona costiera di Giugliano, che ha sofferto negli ultimi 30 anni da un punto di vista ambientale. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire la consigliera Coccia, sì. E poi il consigliere Libro. Sindaco, quando il consigliere Ragosta e il consigliere Pirozzi mi hanno chiesto di in qualche modo di ridurre la somma che era già nel DUP relativo ai lavori della quadreria della città metropolitana e quindi ai lavori all'apertura del Museo dei Pupi, questo Museo dei Pupi che sta diventando una specie di situazione veramente particolare. I giornali ci dedicano intere pagine, ma noi lo teniamo ancora chiusa. Io ho detto immediatamente di sì, perché ho a cuore l'Iternum, che è stato appunto valorizzato proprio, direi, già fin dalla prima consigliatura da me e da tutto questo Consiglio metropolitano, anche mettendolo all'interno di quella guida che sta avendo un notevole successo. Naturalmente questo però non deve allentare l'attenzione e l'attenzione su Santa Maria la Nova. E io vorrei qui dire che Santa Maria la Nova, su cui comunque abbiamo appostato parecchio denaro, ha veramente bisogno di essere presa in considerazione. Qualche volta io vedo che c'è una specie di competizione con la Reggia di Portici, ma è evidente che non c'è nessuna competizione da questo punto di vista. Una cosa è la Reggia di Portici, che rispetto alla quale evidentemente bisognerebbe davvero nominare un manager che ogni giorno la riempia di attività, di cose, che ne faccia vivere il bosco, che ne faccia vivere le stanze, insomma un vero e proprio progetto per la Reggia di Portici. Una cosa è Santa Maria la Nova. Abbiamo deciso con quella delibera che lei ha adottato sul fare di Santa Maria la Nova un polo museale. Ebbene, questo polo museale è necessario che si faccia. D'altra parte, chi entra qui in questo meraviglioso complesso del Settecento si rende immediatamente conto che è tutto scrostato, cade a pezzi, e questo non è concepibile né come monumento di questa città, né tantomeno come sede del Consiglio metropolitano. Allora vorrei che lei, Sindaco, spendesse una parola anche con i nostri tecnici e con i nostri dirigenti, gente che si deve lavorare a quel progetto, alla quale stiamo lavorando da diverso tempo, la dottoressa Costa, ma anche Francesco Mari, la Rotella, eccetera, perché questi diventi veramente un polo museale, un polo culturale, e diventi veramente la quadreria della città metropolitana. Grazie. Grazie. Consigliere Libro. Io credo che sia una cosa talmente nobile il fatto di aprire il sito archeologico come l'ex tenuta Varcaturo, che sia sicuramente, dal punto di vista programmatico, molto condivisibile. Io mi stupisco che non stia all'interno del bilancio, non riesco a capire perché non sia stato, voglio dire, visto che è un bilancio partecipato, per quale ragione si agisce con le modalità di emendamento, numero uno. Numero due, io leggo qui in questo momento che l'emendamento risulta carente dei requisiti di procedibilità e ammissibilità, e vorrei su questo capire un attimo dai revisori dei conti. Eccolo qua, te.
È stato integrato questo, adesso diamo la parola al segretario così lo specifica. Sì, grazie. Prego. Grazie Presidente, dunque è pervenuto al protocollo generale un'integrazione dell'emendamento a doppia firma Ragosta-Pirozzi, su questo emendamento è stato regolarmente espresso il parere di regolarità tecnica contabile da parte degli uffici e da ultimo in seduta il parere di favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in data odierna. Prego consigliere Ragosta. Sì, sindaco, colleghi consiglieri. Io su questo emendamento voglio dire una cosa molto importante. Con questo emendamento darà una svolta storica, ma non retorica, perché dire storica sembra quasi fare della retorica, invece no. Finalmente riusciremo ad aprire al pubblico un sito di carattere storico-culturale che non ha uguali. Cioè adesso stiamo per approvare un emendamento che, rispondendo al collega che mi ha preceduto, in realtà fa parte del bilancio con cifre molto più alte, ma noi volevamo dare un segnale in più, volevamo dare un segnale di immediatezza, di un'apertura immediata, dare un segnale di cambiamento perché quelle zone sempre associate ai rifiuti, a quello che è l'emergenza, la città metropolitana sta dando una nuova vocazione, stiamo valorizzando un patrimonio costiero, storico e culturale di immenso valore. Noi con quell'apertura è un'apertura simbolo perché è impensabile che da più di 20 anni che quel sito è circondato da un cancello, è stato messo in sicurezza, possa restare ancora chiuso. Ci sono turisti, ci sono scolaresche che si affacciano dal cancello. Noi stiamo dando veramente una svolta storica a quell'area ed è solo l'inizio, perché tra quello che insieme al consigliere Pirozzi, la consigliera Elena Coccia, i consiglieri dell'area nord, Marrazzo, Cacciapote, ogni singolo consigliere, soprattutto il sindaco Luigi De Magistris, stiamo, è il primo passo di una vera e propria rivoluzione per quell'area. In questi giorni è stato accostato il Lago Patria che è adiacente a quel sito magnifico, altri sversamenti abusivi che hanno inquinato quelle acque. Bene, non è solo quello Lago Patria. Lago Patria è il lago più grande della provincia di Napoli, dell'area metropolitana, è il lago più antico e ha una storia che è nei libri, si studia a scuola, ma non viene valorizzato sul territorio. Bene, noi lì attraverso, ringrazio i dirigenti, ringrazio Pasquale Gaudino, attraverso una valorizzazione abbiamo recuperato 9 milioni di euro che rilanceranno quella zona. Quindi non è vero che non c'è attenzione, anzi questa consigliatura che faccio parte io e che ne sono orgoglioso, sta dando una nuova vocazione a una zona che è sulla bocca di tutti, ma mai nessuno ci mette un euro o ci mette l'impegno di volerla valorizzare concretamente. Quindi vi ringrazio tutti. Grazie a lei, consigliere Ragosta. Consigliere Libbe, prego. Solo sulla risposta del segretario. Per sapere anche, voglio dire, ogni consigliere come si dovrà comportare in seguito, ma si possono anche correggere in corso d'opera. Visto che voi avete messo scadenze, io non l'ho voluto citare prima, ma il collega, il collega dei 5 Stelle l'ha ben specificato, abbiamo avuto tempi striminziti, compreso il sabato e la domenica. Si possono anche correggere dopo gli emendamenti, dopo la presentazione. Dunque, in verità, perché io perché c'è una tabella qui dove c'è scritto non favorevole, manca l'indicazione del finanziamento. Sì,
È corretto, e no, questo quanto era pervenuto precedentemente. Come sapete, ai sensi del regolamento, in particolare articolo 12,2, si sarebbe dovuto presentare l'emendamento entro il terzo giorno antecedente la data del Consiglio, quindi non abbiamo inventato nulla. È stato ritenuto da parte dei consiglieri che mancasse effettivamente qualcosa, hanno provveduto all'integrazione, è stato inoltrato agli uffici e i pareri di regolarità tecnica, contabile e favorevole del Collegio dei Revisori sono nel frattempo intervenuti. È facoltà del Consiglio accoglierli, naturalmente. Quindi noi, tutti sì. quanti noi, anche dopo la presentazione, potremo sempre correggere gli emendamenti. Segretario. Non è vietato dal regolamento, questo francamente. Grazie al segretario per le precisazioni. Mettiamo in votazione l'emendamento numero 15. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, maggioranza con il voto contrario del consigliere Francesco Capasso e David Libro. Passiamo all'emendamento numero 16 a firma del consigliere Antonio Caiazzo. Mettiamo in votazione l'emendamento numero 16, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, maggioranza, contrarietà, consigliere Libro e Francesco Capasso. Abbiamo poi l'emendamento numero 17 a firma del consigliere Cacciapuoti. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, maggioranza, contrarietà, consiglieri Libro, Francesco Capasso. Così andiamo all'emendamento numero 18, sempre a firma del consigliere Cacciapuoti, che mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, maggioranza, contrarietà, consiglieri Francesco Capasso e consigliere Libro. Ultimo emendamento, il 19, a firma del consigliere Pace. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, maggioranza, con i voti contrari dei consiglieri Francesco Capasso e consigliere Libro. Passiamo adesso alla votazione della delibera di cui al numero 8 dell'ordine del giorno, l'adozione dello schema di bilancio con B, ovviamente, per come emendati. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, a maggioranza con i voti contrari consigliere Libro e Francesco Capasso. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Complimenti davvero a tutti, li voglio fare soprattutto ai nostri dipendenti, ai nostri impiegati, funzionari, dirigenti, il segretario, ragioniere, davvero a tutti, perché è un lavoro davvero egregio. E poi complimenti a voi per il contributo che avete dato anche nella discussione odierna. Ricordo che c'è una proposta del consigliere Iovino di un'inversione dell'ordine del giorno, di trattare l'ultimo punto adesso, che è l'ordine del giorno di proposta del consigliere Sgambati, quindi credo che dovremmo votare a questo punto la richiesta del consigliere Iovino. Tozzi, lei chiede di intervenire, non ho capito. Ah no, vedevo la manina alzata. No. Presidente, facciamo tutti gli ordini del giorno, quindi come... Adesso, sì. Allora c'è una proposta sì. integrativa da parte consigliera Coccia di, prima dei debiti fuori bilancio, trattare i tre, credo, ordini del giorno, a cominciare da quello del consigliere Sgambati. Quindi se siamo favorevoli all'inversione dell'ordine del giorno, alziamo la mano chi è favorevole, chi è contrario, unanimità. Passiamo quindi al... Sì, i revisori che conti, che voglio ringraziare ancora una volta per il contributo dato anche in data odierna e anche all'ultimo minuto. Davvero grazie per l'attività che fate nell'interesse dei cittadini e dell'ente della città metropolitana, di questo vi siamo particolarmente grati. Grazie, passiamo adesso alla votazione dell'ordine del giorno del consigliere Sgambati, che avevi già illustrato l'altra volta. Quindi chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Poi abbiamo altri due ordini del giorno. Chi è? Consigliera Coccia, li vuole illustrare per favore? Grazie. Sì, Presidente, si tratta dell'iscrizione. Il primo ordine del giorno riguarda l'iscrizione della città metropolitana all'associazione Beni Italiani
patrimonio mondiale UNESCO. Si tratta di un'associazione che raggruppa comuni e città metropolitane a partire da adesso, iscritti quindi a questa associazione che ogni anno organizza quella manifestazione alla quale da 3 anni noi partecipiamo con grande successo, sarebbe il World Tourism UNESCO. Il fatto che noi non siamo associati non ci dà la possibilità di intervenire all'interno. Grazie perché state, grazie per l'ascolto ai consiglieri. Grazie consigliere dottor Di Maio, mi ascolta, grazie. Vabbè, non sei dottore, va bene, a buon rendere. Mi chiamerai Presidente della Repubblica allora. Scusi, Presidente, perdoni. La questione è questa, è che noi pur partecipando tutti gli anni a questa manifestazione che è particolare, non è certo quella della BMT, non è certo quella dove si scambiano pacchetti eccetera, ma è quella dove si manifestano le città che sono patrimonio dell'umanità, tuttavia non partecipiamo agli organi direttivi di questa associazione perché non siamo iscritti. La mia richiesta è che appunto la città metropolitana di Napoli si iscriva partecipi all'iscrizione di questa associazione, di modo che anche noi, lei sindaco o chi lei vorrà appunto delegare, possa partecipare alla formazione di questa, agli organi direttivi di questa associazione dei comuni e delle città metropolitane UNESCO. Grazie. Grazie. Prima di metterlo in votazione, la parola al segretario per una precisazione. Grazie. Naturalmente, fatta salva, diciamo, la bontà dell'iniziativa, ove gli ordini del giorno dovessero comportare impegni di spesa successivi, come in questo caso, sarà poi necessario esperire la dovuta variazione di bilancio per le somme ivi previste. Quindi è un mero ordine del giorno, poi sarà perfezionato con un'apposita variazione di bilancio. Grazie per la precisazione ovvia ma dovuta. Mettiamo in votazione l'ordine del giorno per come specificato dal segretario. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Poi abbiamo l'altro ordine del giorno, consigliera. L'altro ordine del giorno riguarda i nostri dipinti. Abbiamo tutti partecipato a quella, al ritorno di uno delle nostre dipinti che è stato ritrovato. Tra poco arriverà un altro dipinto che francamente ci prenderemo dal Goethe Museum, quindi sarà una bella cosa, perché appunto stiamo lavorando affinché anche quest'opera che è stata trafugata nell'immediato dopoguerra torni, ma è necessario che i nostri dipinti non siano chiusi dentro, è necessario che i nostri dipinti vengano in qualche modo mostrati. Abbiamo previsto, essendoci un protocollo d'intesa tra noi e l'Accademia di Belle Arti, che gratis ci ristruttura i nostri dipinti, abbiamo pensato all'organizzazione di una mostra da effettuarsi a Piazza Matteotti, una mostra che di volta in volta mostri i dipinti così come vengono ristrutturati, ed è questo l'ordine del giorno al quale io chiedo il voto favorevole. Grazie consigliera Coccia, mettiamo in votazione l'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, approvato l'ordine del giorno. Passiamo adesso, chiedo a tutti un po' di attenzione, cercheremo di essere rapidi, col consenso del segretario citerò solamente il numero nell'ordine del giorno, tanto il contenuto lo sapete, dei debiti fuori bilancio, del riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Invito tutti a prendere posto per le votazioni. Allora, per favore, passiamo al punto 9 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Punto 10, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Punto 11, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità.
Punto 12, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Punto 13, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Punto 14, chi è favorevole, alzi la mano per favore, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Punto 15, chi è favorevole, alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Punto 16, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Punto 17, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 18, unanimità. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Punto 19, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. 20, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Punto 21, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, unanimità. Punto 22, chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, unanimità. Punto 23, chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Unanimità. 24, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 25, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Questa è la cosa più bella dell'attività del Consiglio. Quella soprattutto più dinamica e più diversa. Punto 26 di cui all'ordine del giorno, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, unanimità. 27, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, unanimità. 28, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. 29, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. 30, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. 31, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, unanimità. 32, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. 33, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. 34, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, unanimità. 35, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. 36, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 37, ultimo, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Grazie, buona serata a tutti e buon lavoro.